Mythology. Buonasera a tutti boys, 2 minuti e ci siamo. Oggi vi voglio carichissimi perché siamo un guardiano della galassia. Vi ricordo, boys, che ci sono anche delle nuove emote da spammare, eh. Io così ve lo dico, non si sa mai.
Buonasera a tutti boys, come va? Spero proprio tutto bene. Oggi è una grande giornata. Per quale motivo? Perché oggi inizia un nuovo Let's Play. Dopo Far Cry 6 arriva sul canale Marvel's Guardians of the Galaxy, no? Anche con questo accento un po' british. Iniziamo, Guardiani della Galassia. Buonasera a tutti, buonasera Smoke, buonasera Shadow, buonasera Lipica. Questo Let's Play dovrà essere veramente qualcosa di assurdo. Dunque voglio belli carichi, molto partecipi. Io cercherò di portare, no, questo gioco al meglio, no? Delle mie possibilità, al meglio delle mie capacità, no? Ci saranno magari dei momenti didattici, momenti un po' da approfondimento, momenti un po' di goliardia e viviamo un po' questa nuova avventura. Buonasera a tutti, vorrei una musica che mi gasa un po', cioè che mi gasasse un po' di più. Ecco la musica di Demon Slayer, che non ho mai visto ma mi ispira dal titolo. Sì, no, è molto caruccio, ok. Buonasera a tutti, buonasera Shadow, buonasera Levica, buonasera Momo, buonasera a tutti quanti. Iniziamo, però prima vi devo dire alcune cosucce, come per esempio che mi potete seguire su Instagram, oppure su YouTube, oppure qui su Twitch. Attivate la campanella, è molto molto importante, boys, fatelo. Oppure potete entrare nel gruppo Telegram e nel server Discord, no, che utilizziamo per esempio quando giochiamo assieme. Oppure Telegram possiamo parlare, potete parlare anche tra di voi, e vi aggiorno anche sulle live, no? Così come faccio tramite le storie su Instagram. Bravo Omichi, ti ascolti le canzoni di Demon Slayer. Non è che me l'ascolto, è che metto la riproduzione casuale su Spotify, no? Qui di sottofondo alle live, quindi... diciamo, compare. Bella, come sta? Tutto bene? Gaming by GG, buonasera, buonasera, tutto bene, sono, anzi, particolarmente contento perché oggi iniziamo un nuovo gioco, da Marvel. Noi avevamo portato tipo a settembre il gioco di Marvel's Avengers, questo però sarà migliore, cioè è oggettivamente così. Dunque, dai, sdrogo, iniziamo, diamo anche, no, aspetta, ancora un minutino perché vi devo dire ancora una cosuccia, vi devo dire una cosa molto importante in realtà, non una cosuccia, piccola, ovvero che con Amazon Prime della sub gratuita, Amazon Prime mi permette di sabbarvi gratuitamente al canale per tante belle emote, badge, niente pubblicità, tanto affetto, rispetto e privilegi vari. A proposito di pubblicità, anzi non ve le mando, come sapete durante il Let's Play non ve le mando per non interrompervi la visione, quelle che appaiono ve le manda Twitch, o forse le pica di nascosto, non lo so. No, ovviamente no, però no, ecco, non cerco di non mandarvele per non darvi fastidio. Oggi, insomma, è Shadow, quello è il primo effetto collaterale di vedere le live di Omicron, no? Vedi pure te, Smoke, no? Che è tossito in ospedale. Sono gli effetti. Quello è il secondo effetto di vedere le live di Omicron. Non vi conviene guardarle, ecco. Allora, mettiamo un po' di musica di Spotify che c'era. Ok, c'era la solita pubblicità. C'ho Spotify craccato, che però non funziona. Non è effettivamente craccato. E visto che ci sono delle nuove emote, l'ho già messo da un paio di giorni. Boys, se arriviamo a abbiamo perso pure un altro. Cioè, prima di venire live ne avevamo perso uno di sub. Ora abbiamo perso un altro ancora. Insomma, boys, cioè, non so che dirvi. Siamo proprio degli sfighi. Cioè, sono boh, non so. A sto punto chiudo qui il canale. No, dai. Sappiamo che Marvel's, cioè che il DLC, no, di Black Panther di Marvel's Avengers ci ha fatto sbloccare la seconda emote. Quindi magari questo gioco insieme al, oddio, il DLC di Spider-Man. È uscito il trailer, boys, del c'è un gameplay del DLC di Spider-Man. Non l'avessi mai visto, forse era meglio. Cambiamo gioco, cambiamo discorso, che è meglio. Eccoci qua. Marvel's Guardians of the Galaxy, interrompiamo quella musica di Naruto, ci siamo boys, grande gioco di Guardiani della Galassia, vi riporterò e vi ricaricherò le live su YouTube, forse sì, forse no, vediamo un attimino, boys, ci siamo, con questa musichetta che voglio risentire, poi mi dovrete dire se l'audio va bene, dove c'è il cringe, ovvero il collegio, sì, domani non streamo perché è martedì, dunque ci vediamo mercoledì con la seconda parte di Guardiani della Galassia, ci siamo boys, io l'avvio, non l'ho mai avviato, o meglio, l'ho avviato per vedere se funzionava tutto quanto, perché sapete che tipo con Ratchet & Clank Rift Apart l'ho dovuto disinstallare e reinstallare in live perché mi aveva dato un errore, però è blind run, come sapete tutti i miei let's play sono blind run, non mi sono spoilerato nulla se non le robe nei trailer o nei gameplay presentati da Square Enix o nelle recensioni, no spoiler. L'ho avviato, ho controllato anche velocemente i trofei senza farmi spoiler, indovinate quanti trofei ci stanno? 59, 60 trofei. Cioè, questo gioco lo vorrei platinare. Mi devo fare 60 trofei. Boh, I wanna die. Ci siamo, lo abbiamo. Dovrebbe funzionare tutto quanto e lo giochiamo con il ray tracing, perché noi aspettiamo a giocare ai videogiochi, aspettiamo che esce l'update che gli include il ray tracing. Non so se il ray tracing c'è anche come si dice, nella modalità. Quella webcam non copre nulla. Dopo, in caso, ricontrolliamo. Nella modalità performance, vediamo. Un attimino, c'è la streamer mode nelle opzioni, ti ho visto che ci sono canzoni con il, non mi interessa le canzoni con il copyright, tanto Twitch non le, cioè sono di sottofondo, tratti piccoli, no problem. Allora, voce italiano, testi reali, il doppiaggio di questo gioco dovrebbe essere top, lo valutiamo poi, no, come tutti i videogiochi, voce, testo,
Italiano, avanti. Sottotitoli me li fai mettere dopo. Luminosità. Luminosità in modo da rendere previsibili i dettagli sulla schiena di Peter. Allora, li aumento un pochettino. Ok, così dovrebbe andare bene. Blu, prendo anche un po' più luminoso. Comandi. Audio. No, audio. Metti qui audio. Audio con licenze, che vuol dire? Questa opzione rimuove i contenuti musicali con licenze di sostituzione. Così attivo. Aspetta, come faccio a capire quando attivo o disattivato? Perché vuoi trasmettere la propria partita in string senza preoccuparsi delle questioni di copyright. Così attivo o no? Come faccio a capire? Qui il designer cioè, non ha fatto un buon lavoro. Non è molto funzionale. Altoparlante, controller. No, oddio, così è disattivato. Così attivo? No, lo disattivo, disattivo. Volume musica al massimo, dialoghi al massimo, in generale al massimo. Audio avanzate, cos'è? No, studio, personalizzate. Mono, stereo. 7.1. Intervallo dinamico ampio. Mi fingo un attimino un audiofilo. Ok, abbiamo messo un paio di robette a caso. Sottotitoli ve li devo mettere. Attivi, ambientali no. Per non udenti, boys, no, mi dispiace, ma no. Mostrami il personaggio sempre. Menzioni sottotitoli. Medico dovrebbe andare bene. Forza grassetto. Imposta sfondo. No, raga, così dovrebbe andare bene, dai, nel senso. O poi in caso lo possiamo modificare anche dopo. Accessibilità. Non ci serve. Comandi audio. Dovrebbe andare tutto bene. Vibrazione c'è. Ok. Attiva cambio bersaglio. Magari lo vediamo dopo. Avvia partita. Conferma l'impostazione e avvio la partita. La difficoltà è una. Non mi ha fatto cambiare la difficoltà. A meno che non lo faccia cambiare dopo. No. Okay. Infatti nei trofei non c'è neanche un trofeo riguardo alla difficoltà. Avvio partita. So carico, so. Sabaku ci ha messo un'ora. Ok, bravo Falchez che l'hai fatto prima che partisse qui, magari una cazzina. Ok, grazie per i 10 mesi con il Prime, la burla italiana. La burla spaziale. Galattica dei Guardiani della Galassia. C'è Rocket, quindi si ride, boys. Attenzione, una percentuale molto ridotta di persone potrebbe soffrire. No, per ora siamo salvi. Cioè, senso, parlo per me, io non. O se siete sordi non potete vedere la live. Se siete soffriti di attacchi nemmeno. Mi dispiace, andate a vedere. Boh, Ciccio Gamer. Guardiani della Galassia, ci siamo, boys. Avvio. Ma non mi ha fatto mettere le impostazioni grafiche, nulla. Termini. Accettiamo, sì, ti do tutti i medagli. Vuoi pure la carta di credito? Ok, collegamento account. Oddio, che mi fa sto pazzo furioso? Che devo fare io? Sta andando, cioè, è un caricamento questo oppure no? Non sto capendo. Indietro. Ah, ok. Non ho ben capito. È un gioco un po' ambiguo. Un gioco un po' ambiguo. Nuova partita, impostazioni e conoscimenti. Vediamo se qui. Ah, vedi, video. Fai la tab. Pam, il rossetto, grazie per il follow. Allora, calibrazione schermo, calibra, prestazione. Ok, allora, questo è importante. Sì, mi sento un po' sabbago, ma lo devo fare. Regola configurazione interna per rispecchiare la modalità selezionata. La modalità ray tracing attiverà i riflessi. Ok. Ok. Prestazioni elevate, 60 fps. Ah, vedi, ray tracing. Aspetta, ma qual è la differenza? Io ho qualità elevata. Effetti visivi migliori, ma a 30 fps in teoria. Ok, questa a 60 e ray tracing. Io metto ray tracing sperando che il ray tracing sia a 60, boss. Al massimo lo cambio perché la fluidità richiede maggiore qualità grafica. Lo schermo va bene. Il ray tracing va messo, no? Nuova frontiera del gaming, eccetera. Ok, perfetto. Lingua italiana, possiamo andare. Ho messo il ray tracing, capitoli, nuova partita. Nuova partita. Ah, vedi, c'è la difficoltà invece. Ce la faremo! Rilassati e goditi la storia di Guardiani della Galassia in questo caotico power fantasy. I nemici fuggiranno di fronte alla tua magnificenza. Puoi affrontare l'intera galassia. Inciamperai e cadrai a terra, ma sarai sempre in grado di rialzarti. L'esperienza da guardiano così come è stata concepita. Non ce la faremo. Non è facile essere un supereroe, si devono incassare fin troppe mazzate. E solo i guardiani templati da mille battaglie hanno i numeri per sopravvivere. Bob. A modo nostro, sei il padrone della galassia e puoi personalizzare a piacimento la tua esperienza di guardiano. Ah, questo è personalizzato. Oddio, è facile, normale, difficile personalizzare. Che facciamo? Normale o difficile, boys? Allora io ti metto difficile. Ma se. Personalizzabile ti perde? Ti perdi? In che senso ti perdi? È personalizzabile? No, no, raga. Allora. Difficile.
No, mi perdo le impostazioni. Sì, no, non voglio farlo. No, come fallo? No. Normale o difficile? Ma è modificabile, cioè in qualsiasi momento? Oppure ho visto Euphoric perché ieri io ho platinato il mio primo videogioco. Ah, quale Falchions? Boys? Non è facile essere un supereroe. Se devo incassare fin troppe mazzate e solo i guardiani temporali di battaglia hanno i numeri per sopravvivere. Che facciamo? Io, raga, non posso non giocarla difficile. Non si può fare. Cioè, non posso non giocarlo a difficile. Dunque, devo per forza giocarla a difficile. Facciamo così. Basta. Ah, vedi, te lo mette qua. Ah, no, vedi, lo puoi cambiare in qualsiasi momento. Si fisco il livello di difficoltà generale. Posso essere modificate singolarmente. Rallentamento. Danni inflitti. Scusa, ma io ti ho messo difficile. Ah, vedi, cambia. Se io metto normale, mette media. Poi smettiamo. Io metterei normale. Metterei normale, modificherei dopo a difficile. Cioè, partirei adagio adagio, con calma. Seleziona successivo, vai, successivo. Bro, attacco con vabbè, ma questi tasti me li farai vedere dopo, no? Inizia partita, easy. Cioè, buttami nel gioco. Poi mi spieghi i tasti. Ok. Meredith Quill. Ditemi se poi l'audio va bene. Con ray tracing, eh. Primo su Twitch Italia. Perché tutti l'hanno portato al day one. No, non è vero. In realtà su ray tracing c'è ora su Play. Su PC già c'è. Se con ray tracing è a 30. O le cutscene sono bloccate a 30 e il gameplay a 60. Poi facciamo delle prove. L'ho fatta la dub. L'audio va bene? Pazzo! Sì, è musica copyright. Sì, che devo fare? Metti giù gira. Ah, ci stanno. Ah! Penso ci sia il testo della canzone. Ok. Sdrogo? No, raga, non posso mettere il filtro copyright. Cioè, nel senso. Ma mi sa che questi sono quelli che hanno fatto. Eh no, sì, vedete, questa è la soundtrack del gioco. Ok, nel senso, bello. Come l'ho attivato il filtro? Come ho attivato il filtro? Ma è possibile che ho attivato il filtro? L'ho disattivato. Ma mi state trollando? Allora, audio. Ah, audio. Ah, con licenza significa. Pensavo che con licenza intendesse dire un'altra roba, non licenza delle canzoni con copyright che allora possono utilizzare. Ok. Aspetta, però adesso. Cioè, in teoria ora non. Aspetta, audio. Ok, no. Ok. Vabbè, Shal. Che abbiamo qui? Star-Lord. Ah. Sì. Ci hai fatto. Ok, sì, vabbè. Interessante. Ah, c'è. Sfrutta un po' il pad. Chi è lei? Cioè, ovvio, chi sia. Ora capisco. È nuova? Si sente bene l'audio? Ah, quella si è fissa perché c'è la. Star-Lord? Chi è quello con lo sguardo cattivo? Lui non ha un nome. È uno degli Space Riders. E non è Questa cattivo, è forte. è l'infanzia Il di tuo Peter Space Quill. Rider sembra impegnato. Sì, un po' di trap. È troppo giusto. Nessuno dice più troppo giusto. Ma Forse l'audio è pure un po' troppo si alta. dice più troppo giusto? Oh, tua madre lo dice. Potremmo prendere i biglietti per un loro Ma il concerto? padre? Davvero? Ti sembrerà strano, ma alla tua età ero una tosta. Ah, un po' rock and roll. Io e tuo padre ci sdraiavamo sul Sì. cofano della Chevy ascoltando i Black Sabbath. Ascoltavi i Black Sabbath? Te l'ho detto, la tua mamma è una tipa tosta. Guardavamo le Eppure stelle e felice. lui mi raccontava dov'era Sì, prima stato. urlava. Ah, si è dato il padre. Andò a piar Mamma? latte. Della torta? Sì, Oh. arrivo tra un attimo. Sì, c'è il pad. L'hai già detto 10 minuti fa.
Se non ti dai una mossa, finisco la torta da sola. Non lo faresti mai. Sì, invece. Non lo faresti sì, mai. Sì, invece. Ehi, molla i capelli. Oh, non ti permette. Oh. Oh. Oddio. Peter! Ti ho già detto di non lasciare il Lego per terra. Non greve. È un giocattolo, è un action figure. Un action trappola, direi. Tuo piede io pugnalerò. Non ha neanche... Lascia perdere. Chewbacca, crossover. Ma? Guardati, il tempo vola. Arrivo subito, te lo prometto. Giusto. Oh, e chiudi sta porta e voglio andare in giro per stanza mia. Sì. Oddio, sono io. Ma, porco due. Madonna, ma gli hanno spaccato un occhio. Ha chiuso la porta unrealistic. Che c'è qui? Oh cavolo, voglio giocarci. Potrei convincere Andy Super a Mac 3. Con i soldi delle consegne dei giornali. Sì, sdrogheggiante. Boh, proviamo a fare un attimo una cosa. Adesso mi sa che a 30 fps. Proviamo a mettere un attimino sto facendo dei test. Mettiamo prestazioni elevate. E a 60. Teniamo a 60. Non mi interessa. La live voi la vedete a 60. Ok, allora. Regà, la fluidità è meglio. Campo, George, finirai nella Hall of Fame. Anche perché è un gioco molto... come si può dire? Dinamico, poi vedrete. Oh. Potrei staccare gli adesivi e metterli al posto giusto. Bro, ma sei un hacker. Ruota, guarda qua. Bro. Easy. Vai, riponi. Qui c'è un libro, c'è scritto Death Rap Dungeon. Ho cercato di tenere il segno. So che non si dovrebbe giocare così, ma sono stufo di morire sempre. Magari qui ci sono un botto di citazioni agli anni 80, 70, ma non conosco. Che abbiamo, una chitarrina? Ah sì, fammi queste soundtrack di The Last of Us 2. Ah no, è elettrica. Bro, devo lavorare sui calli. Ah ok, infatti pareva un po' strano. Oh, ma la pianti questa musica? Mannaggia. Qui che abbiamo? 3 naturali di fila nell'ultima partita. Ormai sono un bardo modello. Bro, ma come... Sono giochi che io non conosco, ma io sono di un'altra epoca. È assurdo che da un piccolo errore sia nata tutta quella distruzione. Non conosco Dungeons and Dragons. Mazza. Mi sembra di stare dentro Stranger Things. Che c'è qui? Devo battere il record di Jenny. È davvero imbarazzante. Come faccio a batterlo? Qui c'è scritto, vedi? Jenny è l'amica. Cazzo, l'ha battuto. Sdrogheggiante, qui? Star-Lord. Centinaia di dollari. Lol, sembra mio fratello con le carte Pokémon. Ho visto tutto quanto? Chi è quella, nostra madre? No, Samantha Fox. Cacvu. Oh. Viaggiare nello spazio deve essere assurdo. Tranquillo, poi vedrai, caro giovane Peter Quill. Vai, lo fammi vedere. Ok. L'ultima battaglia è stata assurda. È un appassionato di videogiochi, musica rock, spazio. Ok, anche moto. Il padre però si è dato, andò a prendere le sigarette. Quanto vorrei guidare uno di quei Tron, ok. Sì, qui è pieno di citazioni. Guarda qui che bello che sono. Ma ho visto tutto quanto? Eh sì. Vabbè, la camera di un... quindicenne? Non so quanti anni abbia. Capitalista lui. Nessuna madre chiuderebbe la porta, sì, è vero. Voto 2 al gioco. Realismo 2. Ma che è sta musichetta? Peter Quill, svegliati. Porca vacca. Drax, smettila con questa storia. È strana. Ci avviciniamo alla zona di quarantena. Per quanto ho dormito? 15.338. 13, ok. È molto specifico. La fedifraga è pronta per la missione. Fedifraga. Chiede la presenza nell'abitacolo. Gamora è dalla nostra parte, Drax. Ah, ok. La progenie del mio peggior nemico, assassina e traditrice. Non mi fido di lei. Provaci. Qui c'è una lorra, raga. Può essere una squadra. Sì, ma non prometto nulla. Ok. Questo è il presente.
È musica, ok, questa è la musica copyright. Ok, ha riusato il logo della sua band preferita, del suo cantante rock preferita. Guarda qui che bello. Ci fotto. Emma. Sì, sono proprio quel cowboy. Ok. Però stai fresco, tranquillo. C'è una banconota attaccata al vetro. Ti punta un doppio ferro. Non posso far nulla, ma posso muovermi. Ah, ok. No, non è solo una discarica. La zona di quarantena è il più grande ammasso di reliquie della guerra galattica nell'universo. Parla all'equipaggio e incontra Gamora. Possiamo trovare. Ah, eccoti quella. Io a Groot di stare tranquillo, non ci arresteranno. Io sono Groot. Non sono troppo sicuro di me. Diciamo che sono sicuro al punto giusto. Spavento lo rassicura Groot. Ci spreranno su di... No, lo rassicura. Arrestarci. Possiamo fare delle scelte. La nostra nave è accidentalmente caduta nella zona di quarantena. Ops, si è guastato il navigatore. Ops. Ok, Noria, con calma. Il campo di forza Nova Corps. In questo gioco ci saranno un botto di dialoghi. Non riuscirò a parlare. Gamora, è qui Gamora? No, questa è la stanza di Gamora. Qui solo da qualche mese la sua stanza è già tutta addobbata. È tutta viola. Perché è viola? Perché è la figlia di Thanos. Thanos che ha ucciso la famiglia di Drax. Per questo, no, Drax nutre un po', no, di rabbia, di vendetta, no? Con quella fidigrafa che non so cosa voglia dire, però fa figo dirlo. Si narra che Lady Elbender trattenne il respiro per 10 lune facendosi strada fra le stelle in groppa a un immane mostro cornuto. Drax, riguardo Gamora, possiamo rimandare Peter Quill? Sto approntando il mio corpo alla pugna. Lo sai che l'idea sarebbe di catturarlo. È tutto così verde acqua. Non di ucciderlo. Certo, ma sospetto che non si lascerà catturare docilmente. Facci piano, bicipiti. Lady Elbender non compra merce danneggiata. Punterò a preservare quanto più possibile l'integrità della creatura. Bene. Ok, ora anche le animazioni facciali. Perché? Dobbiamo discutere del mio tesserino. Oh, basta, fammi andare in giro. Quanta roba c'è? Ripeto, non c'è nessun tesserino ufficiale. Qui è bloccato. Questa è la Milano. La nave dei Guardiani della Galassia. Un segreto ben custodito. Rocket, basta prenderlo in giro. Andiamo da Gamora, ma aspetta, come faccio a leggere la missione? Peter Quill. Rocket, non ha fatto un procione. Groot, l'ultimo Flora Colossus. Gamora, la donna più letale della galassia. E Drax l'invisibile, no, il distruttore, ok. C'ho pure i costumi. Ah, so segreti. C'ho pure una skin in omaggio. Sdroga. Sdrogheggiante. Oh, oh, calma in chat, bambì. Ok. Allora, vorrei vedere l'obiettivo attuale. Come faccio a vederlo? Ok, no, non so come si veda l'obiettivo attuale. Ma vabbè, è qui Gamora, ok. Sono qui, Peter. Vai. Ehi. Oddio, c'è una spada. E usala. Beh, stavo pianificando. Entrare nella zona è una cosa, ma poi dobbiamo catturare il mostro. Giusto. Cosa mi sono perso? Oltre agli sguardi diffidenti di Drax, non molto. Gamora è molto diversa rispetto alla versione cinematografica. Poi ci sono anche le skin dei film. Stiamo per partire. Questa armatura tech. Oddio, e che è sto più... Oh, fra? Ok, cos'è questa roba? Una ciambella, ma... Aiuto, aspetta, allora io dovrei mettermi seduto. Però... Voglio parlare con Rocket. Morgat sarebbero buone maniere. Non ci capisco niente delle usanze catatie. Veglia gente. Interrompiamo Rocket. Il dialogo. Io li chiamo martelli per via di tutti i rumorati. Ma che bello che è Rocket se col pizzetto. Il campo di forza e raggiungiamo le coordinate interi.
Dovrò solo piazzarli in giro. E ci penseranno loro ad attirare il nostro mostro. Ok, il nostro obiettivo è catturare un mostro, non farlo fuori in teoria. Esamina i martelli, lascialo lavorare. No, no, fammi vedere. Che succederà di preciso? I martelli faranno blip blap blip bloop e il mostro arriva di corsa. Che ha detto? Più tipo... mi fa morire. Vogliamo smetterla con questo vulcano? È proprio come si può dire? Sei sicuro che funzioni? Ehi, quello che so arriva dalla tua fonte, Quill. La mia fonte è più che affidabile. Le coordinate portano dritte a una rara, sfuggente e preziosa creatura. Ok, sono dei cacciatori d'Italia. Non sappiamo nemmeno che aspetto abbia. Infatti ho detto che è sfuggente. Ma che importa del suo aspetto fisico? Basta che abbia delle orecchie e ti assicuro che i miei martelli la spingeranno dritta nelle nostre braccia. No, è troppo bello, Rocket. È troppo, troppo cool. Oh, che c'è qui? Ehi, non lasciate il frigo aperto, va. Qui c'è la radio. No, che è sta roba? Bene. No. No. Tutte le canzoni... No, non tutte. Che abbiamo qua? Tutte canzoni degli anni 80, un po' 70. La teniamo di sottofondo. Leggermente di sottofondo, eh. Non voglio essere troppo ricrollata. Qui invece abbiamo Rocket. No, Groot e Drax. Che c'è qui sotto? Io sono Groot. Che vuol dire che non l'hai mai richiamata? Se non te ne sei accorto, siamo più al verde della tua testa. Io sono Groot. Cosa? Come ci si abbassa? Aspetta, il contratto era... No, cos'è sta roba? Per una o per una escort? Io sono Groot. Lui è Groot, capito, zia? Verde. Lui è Groot, punto. Ok, io direi di andare da Gamora. C'è un botto di roba da vedere dentro questa nave. Guardate qui quante stanze. Stanza di... Chissà se Drax poteva decorare la sua cella nel kiln. Mi immagino di no. Insomma, vabbè, ma lui è l'uomo invisibile, no? Ricrollati. Questo è il bagno. Le pastiglie per i denti non mi convincono. Una bella spazzolata. Ecco il segreto. Ah, ecco il segreto di quel sorriso luminescente. Intanto stiamo venendo ricrollati di sottofondo. Posso sapere il nome di questo pianeta? Cioè, non è un pianeta, è una roba strana. Hai riportato indietro i chip d'attracco che hai preso dalla console d'allineamento? Lo farò, non appena li avrò riconfigurati. Ti conviene non provare a venderli. Tanto non ci farai un soldo. Ci sei adesso? Adesso? Ci sono. Adesso? Okay. Sì, adesso. Proviamoci. Ricrolled. Parapapapa, ok, ci siamo. Manca ancora qualche tick prima della prossima. Tick sarebbe, cioè, unità di misura? Dobbiamo far scadere il codice o rimarremo bloccati. La griglia di sicurezza Nova Corps si resetta a ogni rotazione. E aspettando il prossimo reset avremo una rotazione intera a disposizione. Io annuisco facendo finta di aver capito. Che ci fa la rete ancora su? Non stavamo entrando. A quanto pare i contatti dell'assassina sono inaffidabili quanto la traditrice stessa. Ma non ditemi che i codici d'accesso di Gamora non vanno. Ci è costato averli. Calma, Rocket. Che quella è una sorta di... prima della prossima. Uno scudo, eh. La rete si è appena resettata. Puoi inserire il codice, Peter. 0451. 0451. 4 cifre. Sospetto queste misure 0451 specifiche per i Nova Corps. 0? In realtà no. Il codice funziona solo in questa data e per questa nave. Ah, ho capito. I codici di Gamora sono più simili a chiavi crittografiche. Fatto. Ok, sono il master nell'interrompere i dialoghi. Insomma. Ok, si parte. Oddio, sento il pad che fa vrum vrum. Ok, posso accedere. Zona di quarantena, area di massa sicurezza Nova Corps. Da qualche parte nella galassia di Andromeda, ok. Siamo dentro? Incredibile. Che voce avrei profonda. Avrei mai pensato che potesse rimanere tanta roba dopo la guerra. E che Tauri non brillano per la loro moderazione, soprattutto con Thanos al comando. Ormai dovrebbe essere innocua. I Nova Corps hanno avuto 12 anni per eliminare gli esplosivi pesanti, no? Per questo mi piaci. Sei così innocente. Oh, quante cose grandi e terribili potrei fare con questi strumenti. Concentrati, che pazzo, non è un'operazione di recupero. Perché no? Alla Milano farebbero comodo nuove armi. E poi si diventa ricchi.
La regina dei mostri di Seknarf 9, la bestia che cerchiamo, ha più valore di qualsiasi rottame sgraffignato. Oh, attenzione. Non sto guidando io. Bisogna stare molto attenti. Però in teoria possiamo guidarla. Non vedo nessun mostro. Ma guarda che cartolina. Sembra la nave mineraria di cui parlava l'amica di Peter. Amica? Chi è l'amica di Peter? Ah, ok. E il mostro lo vedrete presto, appena piazziamo gli evocamostri di Rocket. Sì, razzo. Groot, Will, pronti. Tocca alla squadra Rocket. Ah, razzo starebbe per... cioè, nel senso... Rocket... Continuo a non capire perché devo rimanere a bordo con... Mi aiuta a mantenere il family friend. Perché fai parte della squadra verde. Me l'avete assegnata prima di trovarle un nome. E non sono verde, ma... foglia di tè. Ah, ok. Io avevo detto verde acqua. Di chi? Senti. Se vogliamo incastrare il mostro dentro quella nave mineraria, dobbiamo piazzare i martelli su due lati, due squadre. E due click alla destinazione. Quanto vale due click in minuti? No, devo cercarlo su internet. Ecco il segnale. Forza. Qualcuno di voi lo sa? Non preoccuparti. Dopo che saremo riusciti a posizionare i martelli, andremo a catturare il mostro. Insieme. Sì, sembra molto, cioè, molto cinematografico. Cioè, ste scene molto da film dei Guardiani della Galassia. Ma che pianeta molto globoso. Eccoli. Oddio, che fa sto pazzo? Si vede il punto di incontro. Bella, sì. Ok, Gamora è rimasta con Drax. Tratta bene la mia bimba. È una nave, non una bambina. Oh, immagini. Premi R3 per attivare il visore. Melma Rosa è una nanoresina speciale, progettata per impedire ai reliti di andarsene in giro. Organismi parassita. Qui invece, le robe blu che sono? Storia matrice per assorbimento delle particelle. Quando vendiamo il mostro, propongo di andare Oddio, su posso spararli? A giocare d'azzardo. Io sono Gru. No, che non sa sparare meglio di me. Ma aspetta, così con X si salta. Ok, così doppio salto. Negli occhi aperti per rottamio componente. Scatto con cerchio. Ehi, ok. Non è di là. Aspetta, voglio un attimino scansionare un po' di robetta. No, non fa niente. Nano racing a base di ebrio. Funziona. Ovvio che funziona. L'ho controllato prima di uscire. Hai messo controllato tra virgolette. Cosa? No. Oh, primo chest opening. Sdrogo. Ho trovato qualcosa di vero. Che ho trovato? Sono vecchi messaggi. Sai che mi piace studiare la storia della guerra galattica. No, sì. Non ti ho mai visto leggere niente che non avesse delle figure. Leggo un sacco di roba senza figure. Ok. Madonna, ho fatto bianco corpo. Rapporto di incidente con la nano resina. Centurione Xarmus Volt. Ma che è tipo Star Wars? Il centurione Kerdar ha perso un braccio nella nano resina. Anche se le testimonianze sull'incidente sono contraddittorie, Kerdar sostiene che la nanoresina l'abbia spruzzato ricoprendolo istantaneamente fino al gomito. I suoi sottoposti però riferiscono che abbia infilato il braccio per scommessa, violando le misure di sicurezza e perdendo l'arto. Allora è un fallito. Cioè, insomma... Ok. Sì, è un po' ambiguo, si è buggato. La subordinazione dell'assassino è diventata insostenibile. Ho altre ceste? Ho il piano alla lettera. Inoltre, adora contraddirmi. Ne posso sparare tipo qui? Sulla Milano, Drax. Forza, quella! Dobbiamo piazzare. Un attimo, con calma, sì. Il videogioco mi ha insegnato che se c'è una zona così accessibile. Però aspetta, che senso c'ha? Salta, ok. Guarda qui che bello, regà. Che bel pianeta, goloso. Si vedete se ci stanno ste zone così. Si vuole fare un giro. Dov'è il problema? Oh, calmo. Questa resina rosa l'ha lasciato. Porta abbastanza da tenere insieme tutto? Oh, sì, componenti sì, base sì, per costruire gli accessori, ok. Mi sto un attimino guardando intorno, giustamente, nel senso, l'ho pagato, fatemelo giocare. Ok, possiamo andare? Qui posso sparare a ste robe, ok, così do un pugno. Così faccio uno scatto. Personalmente, assassina. In questa immensa discarica? Piena di relitti di entrambi gli eserciti. Ok, adesso dopo vi dico una cosa. Posso sparare tipo sta roba qua? No, ok. Io sparo un po' tutto, raga. Che c'è qui? Ok, altri componenti.
Ci fu una guerra tra Kitauri e i Nova Corps. Ecco, detto molto terra terra. E questi sono i residui della battaglia. Non sappiamo che aspetto abbia. Quill si è scordato di chiederlo mentre ci provava con quella su Contraxia. Mi sa che quel grosso cilindro è bello. L'incontro. Sì, è la nave mineraria. Che strano vederli tutti ammucchiati così. Tanti frammenti di una guerra di dimensioni galattiche tenuti insieme da... Melmarosa. Nano resine a base di ebreo. Quello che è, dico solo, che è dura da digerire. Nel cilbro? Ma qui che bello. Ok. Aspetta, no, raga, voglio vedere una cosa. So pazzo io. Io so pazzo. E che stai a fare, Omicron? Faccio così. Vediamo un po'. Sono Groot. Sai, un po' come allora, capirci qualcosa. Di mondi che no, sì. Mi 30 fps mi fa stranissimo. Che è così, è con ray tracing. Guardatelo bene con ray tracing. Fissatelo in mente. Ok? Così invece ha prestazioni elevate. Col morale, il fatto che la guerra sia stata orribile non esclude che ci siano stati dei bei momenti. Io sono Groot. Sì, parlo principalmente di cose che esplodono. Oh, guardate, oh. Gialla e blu, come una vecchia fregata dei Nova Corps. Bello. E dai. A chi devo sparare? Ci sarà morta della gente su quella nave. No, guarda, greve. Peste, perché ci hai portati qui se questo posto è così sacro? Io sono Groot. Posso nominarti almeno 10. Fai un po' di soldi, credi una reputazione. Dici che è per far colpo su Gamora? Non so se te ne sei accorto, Rocket, ma la gente non fa esattamente la fila per ingaggiarci. Oh, me ne sono accorto. Se finiamo il lavoro avremo i soldi, certo, ma anche una nuova cliente ricca. Sto cercando anche un po' di seguire i dialoghi. Dobbiamo far colpo su Bender con un mostro che le interessi, non una bestia qualunque. Ecco perché saremmo dovuti andare a caccia di Fing Fan Foom. Non possiamo. Fing Fan Foom. Oddio, no, questi parlano troppo. Ci ho capito nulla. No, niente, scherzo. Io ho paura di perdermi il loot dietro, sotto i piedi, forse. Che devo fare? Oddio! Però mi si dico con niente avviso lungo. Più pericoloso. Ti ho sentito? Oh! Scriptato, vero? Ok. Sto bene! A momenti diventavi una vittima di guerra in ritardo. A lui va lì perché è piccolo. Mi piace questa cosa. È divertente. Io sono Groot. Ma andare in giro, solo noi tre. Come all'inizio di questa Rocket storia. Sarà tipo il pilastro umoristico del gruppo. Io sono Groot. Io non odio tutti. Quill lo tollero. Ne abbiamo avuti dei bei momenti noi tre. Ricordate il lavoro su Draconius? Ai locali non è piaciuto quando li abbiamo caricati sulla nave. Occhio a dove vai, Quill. Riesci a vedere qualcosa per caso? Oddio, lì c'è la testa di qualcuno. Quella è una testa, raga. È praticamente un volto. Ok, comunque in ogni zona tu vada. Cioè, in ogni zona che tu esplori, nessuna traccia, no? Aggiunge dei dialoghi. Ancora. Torniamo indietro, va? No, no, c'ho paura, qui cado di sotto. Ok. Quindi andare in giro, diciamo, apre anche a più dialoghi. Vabbù. Oh, non mi spinge, Rocket. Vai. Easy. Guarda che belli gli stivali. Ma cos'è composto questo di presente sostanza rosa? Quello sembra proprio un punto morto. Sicuro? Destra o sinistra? Passaggio di qua, forza! Come fai a dirlo? Tu fidati di me, ok? Mi fido? Groot, dici che ci sono anche pezzi della scheggia Tryon qui dentro. Aspetta, di qua? Hai sentito parlare della scheggia Tryon? Dico, questo che è? Di male assoluto che è tipo un... tutto quello che tocca. Un essere strano meccanico. Boh. Inventando. Dimmi una volta in mi fa uno spawn di sabbia di Prime? Io sono Groot. Io sono Groot. Io sono Groot. Ma sta zitto. Chiedi a Gamora. Oh. Lei ne avrà sentito parlare. Ehi, Gamora. Non so a che ti riferisci. Scrivo questo rapporto affinché le imprese e il coraggio della mia gente possano giungere ai posteri. È finalmente accaduto l'inimmaginabile. Dopo una guerra lunga, generazioni, abbiamo messo da parte le nostre differenze, unito le forze, per realizzare i nostri sogni. Sto dettando questo messaggio a bordo del primo velivolo interstellare Beldariano, il nostro orgoglio, la Starborus. Oh mio Dio, siamo stati accolti a braccia aperte da un gruppo che si fa chiamare Nova Corps. Abbiamo scoperto che con un grande onore che la galassia è attualmente in guerra. E Beldar sarà presto visitato dagli aggressori, una violenta razza nota come Kitauri. Quello vi stavo dicendo io, no? Ma dai, so che Thanos ci aveva messo le mani durante la guerra. Deve essere qui da qualche parte. Tibetanos è stato e qua. E tu come lo sapevi che portava un punto morto? Perché, a differenza tua, ho un ottimo senso dell'orientamento.
Ok. Allora vanno di qua. Sono pazzi questi, oh. Oh! Sto bene! Sto bene! Matto nel cervello. Sei spaventato, vero? No. Oh. Eri preoccupato. Sì, che sì, se l'è fatta sotto, Rocket. Finitela, tutti e due. Vedete che bisogna un po' esplorare in giro. Potenziamento disponibile, per cosa? Come faccio a vedere il potenziamento disponibile? R1. Ma no, oddio. Caro diario. No, lo cancella. Ho fatto di nuovo quel sogno. Devo andarci piano con i lampredotti. Ma quelli fiorentini. Ho trovato una sveglia migliore della faccia di Drax. Stanotte però ho dormito sonni tranquilli. Soldi in arrivo. Basta inseguire fantasmi. Basta fare da babysitter alle principesse Lumaga. E ora diventare ricchi sul serio. Entrare di nascosto nella zona di 49 corps non sarà stata l'idea più geniale della galassia. Ma sono sicuro che ne varrà la pena. Ma i punti non li metto. Ah no, quello è un punto, ok. Quanto pare c'è una tipa su Seknarf 9 disposta a pagare una fortuna per un mostro che si nasconde qua. Se riusciamo a catturarlo. Ok, vi ho fatto il riassunto. Dobbiamo leggere molto il diario, raga. Per forza. Ah, vedi anche i luoghi. Fattoria dei Quill, la Milano. Ah, ti dà pure le informazioni su tutto. Madonna. Ah, questa vedete è la zona di quarantena. Wow. Vabbè, nel caso voi non sappiate qualcosa, ditemelo, apro qui questa roba e ve lo spiego. Quindi dai, Strogo. Non so come comunque si potenzi Peter Quill. Pensate a che razza di blaster avevano i Chitauri per distruggere delle fregate del genere. Io sono Groot. Ok, non so. Ho paura di cadere. Ha un bel fight, non me lo dai. Tutto bene, tranquilli. Beccati questo, roba facile. Più continua a sparare, più R2 fa su e giù. Li odio, cioè, così. Non fa su e giù. Adesso inizia a fare su e giù R2 a vibrare. Ok. È progressiva come cosa. Oppala. Ma ho colpi infiniti? In teoria è un blaster tipo al laser. Vabbè. Oddio, qui. Quanti schizzi? Ehi, scommetto 50 unità che ne faccio fuori più di te. Come no? Oh, Greve, una scommessa? Oh, ma che... Rocket, sei stato tu! Segnapunti? Ti piace? Ho hackerato il tuo visore l'ultima volta che ti sei isolato. Hai hackerato la mia roba! Considerando tutte le volte che l'ho dovuta riparare, è un po' come se fosse mia. Lol. La devo far fuori più cose possibili? Il martello è poco più avanti. Va bene, va bene. Direi sul muso, nel buco gigante che un tempo doveva essere qui? La cabina di pilotaggio. Wow, macabro. Un altro file. Sì, cerca di non pensarci. Meglio non farsi domande su che fine ha fatto chi lavorava su questi rottami. Il quinto esame dell'esperimento sulla schema globulare in nanoresina a base di ebrio, la zona di quarantena è completo. E posso riferire che il mio materiale sta funzionando come previsto, seppur lentamente. I detriti della zona, composti principalmente da relitti nave, cominciano a comprimersi e agglomerarsi all'interno della sfera protettiva. Ok. Bobbo. Noi leggiamo sempre, ovviamente, però cerchiamo di cogliere le informazioni più utili, più interessanti, più succose. Qui devo vincere la scommessa, cioè come possiamo dire, questa sfida con Groot, ecco. Tra l'altro, no, con queste sorti di pixel art, no? Ok, andiamo. Oh! Fantastico, avrei dovuto registrarlo. Fammi un ponte, Groot, voglio vedere se è vivo. Ma mi fa spanzare, Rocket. Porco di un razzo, Quill, tutto a posto? Sì. Sì, pensavo fosse una scorciatoia. Una scorciatoia. Andate pure avanti. Il doppiaggio, raga, è sembra, cioè, qualitativamente sembra come quello dei film. Mezza sfondata sull'altro lato. Ci vediamo lì, va bene? Cioè, tendenzialmente dici è la versione di Wish dei Guardiani, invece no, raga. Ok. Not bad veramente. Next. Ok. Abbassati. Tutto solo in una vecchia nave distrutta. Tutto solo solo. Vai tranquillo, Quill. Sono sicuro che non ti salterà addosso niente. Ecco, l'ha detto. Forse è giusto io e Groot. Cazzo. Direi qui potrei rompere e si dovrebbe abbassare. Attenta a non far finire la mia in questa rete. Ok. Razzo. Stai cercando di far crollare tutto, Quill. Ho sparato qualcosa. Ok, ok. Sempre la prima scelta. Che è sta roba? Ma? È un Apple Watch strano. Bene.
Aspettiamo che arrivi Quill. Ok, è un collezionabile. Ok. Che devo fare? Cadere nei... Hai trovato il bracciale trasmettitore di Ravager. Il fragile corpo terrestre non può reggere all'impatto. Ok. Buono. Scendiamo giù per il tubo. Oh, Emma. Gamora? Oh, ah, madonna. Pensavo... Ok, giocavano con la prospettiva. Usa L per mirare e tieni punto delle due per agganciare un bersaglio. Usa R2 per sparare. Ah, ah, ok. Oh, pazzo furioso, ok. Oh, questo? Ok, ok. Ho compreso lo shooting. Buono, 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 buono. Pam. Sdrogheggiante. Posso fa... posso tipo volare in H. Per ora il volo non ce l'ho sbloccato. Ho solo il doppio salto. Attacco corpo a corpo. Ah, adesso vedi che mi ha sbloccato. Bro? L'ho mandato a Scampia. Pam. Oh, aio, aio. Guarda, Pam. Aio, hit importanti, ecco. Dov'è la mia vita? Ah, ok, in alto a sinistra. Di quanta gente c'è? Pam. Pam. Easy. Poi eventualmente aumentiamo la difficile. Voglio prima abituarmi ai tasti. Will si è quasi fatto mangiare da un budino, tipo. Dovevi sentire come squittiva. Apri il menu dei guardiani. Ok, ah, le abilità con X qua ce le ho. Beh, in teoria io c'ho... non c'ho nulla. Scherzo. Battere con dignità, Peter Quill. O almeno morirci. Non scherzare. Okidoki. Qui non c'è nulla. Vai. Sto guardando anche un po', no, i dettagli, un po' gli ambienti. Hey, Drax, perché sei così sicuro che questa Lady Bender comprerà il mostro? Si chiama Lady Elbender, la cosa più leggendaria della sua collezione di creature rare sono i tesori di cui ricopre. Di quanta roba? Qualcuno pagasse per i soldi per mostri. Quel, ci stiamo giocando tutto. No, no, aspetta, fammi lottare prima, pozzi. Non andare avanti. Come se tu sapessi riconoscere una faccia. Che c'è qua? Confida nel piano. Effettivamente proponi un piano alternativo. No, confido nel piano. Nel piano, ragazzi, finora regge tutto, compresa che la poi il piano, no, l'ho detto io, il piano ce l'ho inventato io. Tutti giusti e acchiapperemo quel prezioso mostriciattolo. Ah, Quill è un esperto nel piantare martelli nei punti. Questi sono i documenti, no? I cosiddetti documenti nei videogiochi. Pessime notizie, ma sei a Luxo. Sai quelle bestie che mi hai chiesto di prelevare su Krag 2? Non mi hai detto che si riproducono come fangoidi secnafi? Madonna, ho la stiva piena di mostriciattoli che crescono in fretta. Das Davandoton. Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio. Questo non bastasse, devo superare un posto di blocco dei Nova Porci. Ok. Buonasera a tutti, boys. Un pertugio? Ma cos'è Star Wars Jedi Fallen Order? Con tutti questi spazi un po' stretti. Vai, Peter Quill. Pessime notizie, buonasera Lux. Insomma. Oh mamma. Io ci vado, Oi oi oi. Oi oi oi. Oi oi oi. Oi oi oi, corri. No, 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 no. Porco razzo. Guarda lì la faccia come ti osserva. Easy. Si è rotto tutto, fratelli. Stiamo bene, ma non possiamo saltare. Non serve saltare. Su questo lato c'è una trave di supporto bella solida. Di a Groot di farti un ponte. Infatti fammi un ponte, va. Erbetta magica qua. Menù dei guardiani. Ok, vai. Groot. Vediamo che sai fare con quei razzi. Potere della terra. Un bel trucchetto, bello mio. Sembra tipo quello di Naruto. Come si chiama quello di Naruto, il maestro che ha l'arte del legno? Altri mangianavi. Dappertutto. Oltre l'Hokage. Non mi ricordo, sì. Madonna, vuoto di memoria. Guarda che pazzo furioso. Non mi viene il nome. Di nessuno dei due. Certo che stiamo andando dalla parte giusta. Non perdere di vista la nave mineraria. Quello è il nostro obiettivo. Ma poi, ma cosa ci fa una nave mineraria? Ah, la scommessa, porco.
Caccio. Là, oltre quel buco. Non so come. Di qua, sì. Ah, chiedo a Tipello Groot di farmi un ponticello. Fammi un ponte. Oh, fammi un ponte. Io sono Groot. Vero. Se trovi un appiglio, Groot dovrebbe riuscire a creare un ponte. Oh. Come faccio a dirgli? La doppia giochista cerca di indurre in me un falso senso di sicurezza. L1, io stavo a premere le freccette, stavo a premere. Trovi una barra di supporto sull'altro lato. Premevo le freccette, non so perché le freccette stavo premendo. Oh, pazzo. State navi blu e oro da qualche parte, avvisate. Qui l'importante è passo di chi è che posso di qua l'importante. Intende navi attive. Non abbiamo deciso cosa fare se incontriamo una pattuglia dei Nova Corps. Ah, oh, li tratterremo finché non avremo finito. Brutta idea. Ma che è sta roba? I sono tutti connessi tramite quegli stupidi casi. Componenti avanzati. Non dovrebbero fare altro che chiudere la barriera per intrappolarci qui con il resto dei morti. Ma io sto zitto. Non farebbero mai, giusto? Chiuderci qui dentro. Deve essere contrario all'etica Nova o quello che è. Vero, ma chi lo sa? Roghetto ottimista. Io lo saprei. Calo di frame? Aspetta, sì. Pam! Buono, goloso. Prendi tutti i componenti. Così ci abituavamo anche un po' d'asti. Ok, questa mi sembra tanto una zona da fight, non per dire. Il okay, rossetto. Proviamoci. Ah sì, è passato prima. Beh, non so se ci sia ancora. Lì. Ottimo. Io sono Groot. Già, io sono Groot. Manca uno. Vin Diesel, no, dice io sono Groot. No. E no, che razzo. Schifo di un rottame. Mi si è rotto il martello. È andata, ecco cosa. Ci hai messo troppa forza. Vediamo di trovare una soluzione. Porta a Rocket una batteria carica. Va bene. Chi è? Scansiona. Siamo sul relitto di una nave piena di robe per navi. Chi è lui? Voglio vedere lui. Martello. Ma lui le navi. Sì. Non è un martello. Ti consiglio di usare quel tuo visore allora. Puoi usare questo bomba Chitauri, Doptrig, bomba termonucleare Chitauri. Soprannominata Scarabeo della Resistenza. Ma qui ragazzi ci stanno i peggiori riferimenti ai fumetti. Ah, ecco lì, mi sa che è il suo. Qui invece non ci siamo. Braccio da carico Hun Hua. Ma da quante informazioni? Mi sembro preoccupato. La resina terrà. Io sono Io qui non vedo nessuna batteria. Ho visto questa mela. Però dovrò rompere questa. Tranquillo. Rompi tutto. Perfetto. Ah, di qua cosa di farmi un meno che io non possa fare. No, infatti. In teoria. Devo fare qualcosa con questo, eh. Gamora, quando è che condividerai i tuoi contatti e le tue foto? Allora, ci devo arrivare da solo, raga. Condividerai i tuoi. Che? Voi sapete tutto dei miei contatti. Solo che c'è questo tizio che ti procura i botti, e poi uno che può ricostruire le facce, e un altro tipo che non dice mai di no. Ah, quello lo adoro. Che è sta roba? Naturalmente il sapore più schifoso di tutti. Quello che sa di cibo per gatti. Ok, tipo cibo in busta. Unti, che schifo. Ma qui potrei dire a Rocket di passare? No. Che Rocket è piccolino, può passare nei buchi. Dov'è buco? Qui? Cambiamo nulla. Bro. Troppo difficile questo videogioco. Ma aspetta. Ci arrivo da solo. Devo prendergli una batteria al tipello qua. Al tipello gli devo prendere una batteria. Quanta devo scansionare per forza. Missili istantanei. Vero. Sperimentali Kree. Qui? Perché ti scusi? La sua gente non ha avuto neanche il tempo di combattere. Che hai per il rifornimento? E anche questo. Mannaggia, occhietta stramorta. Eccolo! È lui! Ho trovato una cosa che sembra carica. Una specie di batteria per auto. Easy, se gode, first try. Okay. Ma che ne so? Questo coso non mi darà la è una batteria, appunto. La probabilità tieni. È minuscola. Andrà tutto bene. Andrà tutto bene. Ecco qua, dovrebbe bastare. Fammici smanettare un po'. Vediamo quanta energia butta fuori e poi modifico un paio di cose. Guardatemi le spalle. Da che cosa? Oddio che esseri strani comunque. Rocket, aiutami con modalità guardiani. No, razzo. Se non lo vai. Groot, l'ultimo dei Flora Colossus. Groot è un difensore robusto in grado di resistere a un'ingente quantità di danni. È specializzato nella gestione della folla. Ok, la sua abilità bassa di groviglio immobilizza per un breve momento i nemici in un'area ridotta. Buono. Qui adesso posso tipo spararli, eh? Oh,
Calcio cancan, Pem. Vai. Bloccami lì. Brava. Teamwork, teamwork. Pem. Si gode, si gode, si gode. Bene, sfrutta la paura. Uccidere tutti. Easy. Effettivamente è andato tutto bene per ora. Ma quello è viola. Purple. Nozzi. Bloccali. Questi hanno più vita comunque. Scatto rapido. Pem. Pem, becca di sto calcio. Qui sono i figli, gli esserini piccoli. Vai. Bravissimo, bravissimo uomo. Leggero, leggero. Posso dare solo calci? Qualche pugnetta a questi? Perfetto. Strogo. Potremmo pensare di mettere difficile, eh? Oddio, chi è mo ha preso? Bravissimo. Vai uomo. Wow, appena in tempo. Moltiplicatore danni. Con un auditorio disponibile. Tieni premuto. Vai, ok, altri due martelli. Vedi di non barare, Will. Ah, oddio, è vero che c'è sta scommessa. È l'unica via per uscire dalla stiva missili, amico. Io passo di qua, non mi interessa. No, devo correre. Se la ricompensa basterà a ripagare il rischio che ci stiamo prendendo. Io qui non ci passo. Praticamente invincibili, ma che succede se voi altri vi fate ammazzare? Ragazzi, è un lavoro importante per la regina dei mostri di Seknarf 9. Solo che lei ancora non lo sa. Finiamo il lavoro. Guarda grandi occhio come mi guarda. Intergalattici di Lady Hellbender. Dio, siediamo sulla sua mano, guarda che bello. È ridicolo. Secondo voi era una nave o un robot? È una sentinella Kree. Un robot, ma in grado di volare nello spazio. Ok. Vantati della Milano. Ah, mi vanto e come. Ho progettato almeno 5 modelli, grandi il doppio. Notevole, ma un aggeggio così grosso non mi prenderebbe mai. Piuttosto datemi un bel ricognitore sexy di classe M. Mi piace parecchio la tecnologia pirata dei Ravager. È ideale per i mordi e fuggi. E cavolo quanto fugge. Bro, come faccio a vincere sta scommessa? C'è sempre spazio per artiglieria aggiuntiva, Quill. Quella sentinella può affrontare flotte intere. No, bro, attento, non sparare. Dove sarei ora se quei cialtroni blu mi avessero impedito di fuggire dagli esperimenti di mezzo mondo? Azz. Purello, riga, Rocket. Probabilmente adesso stareste calpestando pezzi di Rocket. Per gli scienziati pazzi Kree non ero neanche una persona. Più un'arma ambulante con un gran cervello. Un'arma molto loquace. Già, quello è stato un errore. What the fuck? Ho provato più volte a correggerlo. No, vai, vai, vai. L'intera struttura. Groot. Bravissimo. Dovresti creare un ponte dritto in quell'orbita. Bravissimo. Vai, utilizziamo un po' di tipe. Oh, eccolo. Anche un combattimento. Si gode. Aspetta. Quella è. Sì, sto per vincere la scommessa. No, no, tu non vinci nulla, fallito. Porcaccio lama. Io ci provo. Guardalo sto infame. Che comodino. E io ho parti di robot nella mia testa. Che comodino, devo correre. Sta vincendo. Sto infame. Ehi Groot, cosa ci faccio con le unità che sto per soffiare da sotto il naso a Quill? Un nido. Sarà la sede del circolo dei parassiti. Yay. Ok. Sono troppo forte. Troppo forte. Sì, sono fortissimo. Come 9. Vengo da parte per la prossima visita a contratti. No. Porcaccio lama. Sto vincendo io. Vinco io. Vincere e vinceremo. Io sono Groot. Finiti? Uno spasso allucinante. Io sono Groot. Quel, abbatti un nido se ti diverti. Pare chiaro. Oh, questo fa l'uomo vissuto, sto pazzo. Ma come fa a prendere tutti sti nidi? No, ma m'ha abitato. M'ha fatto grande mossa. Grande mossa m'ha fatto. Io ora come risalgo? No, è wanna die. Possiamo portare via il mega robot. È wanna die. Mi fa male dire. Siamo in parità.
Da dov'è che l'ha preso l'ultimo nido? Devo ammettere che sei uno sfidante migliore del previsto, Quill. Mannaggia, Kitta stramorta. Mannaggia, Kitta stramorta. Ma è sprocione ridicolo. Bene, ma è proprio Juventino. Il martello va qui. Come ne ho mancato uno? Dove? Yay! Dove? Dov'è che era? No, devo vincere la scommessa, Quill, nave mineraria in vista. Eccolo lì giù, l'ho visto. Parapappa, parapappa. Perché dovrebbe andarci apposta? Ci siamo già passati. È per quello. Lo rassicuro. Tranquillo, non ho intenzione di barare. Oh, ecco qui. Visto? Ehi, guarda, ho trovato degli altri. Come trovo gli altri nidi? Ah, mi sta abitando. Mi sta abitando. Dovresti essere dalla mia parte. Rocket, stai barando? 17. Come 17? Dov'è che va sto pazzo? No, ma ragazzi, ma giuro che mi tilto, disinstallo il videogioco. Orti quanti? Ma che sta facendo? Anche noi. Uno sotto. Tanto vale chiamare gli affettatutto e avvertirli che facciamo tardi. Non lo vedo, regà. Tutto è una competizione. Se sei morto. Oh, eccolo. Easy. Easy. Avete problemi a completare la missione? Ma no, ma è cinese sta lì, ma no, ma mi dissocio. Vai, next. Greve. Spegni quella radio. Ok. Oh, matto. Vai, possiamo andare. Riga, c'è il trofeo che dice che devo vincere la scommessa, l'ho visto. Devo vincerla. Mi spiace, Quill. Dopo l'ultimo, non mi va di rischiare. Faccio una prova. Vai, non mi fa saltare in aria. Ah, quelli gli esserini. Sono ambigui, comunque. Ho solo girato l'interruttore. Vai. Se si accende. Grappolo del razzo. Porcaccio. La scheggia è impazzita, Rocket è un esperto di armamenti che combatte a distanza, può danneggiare più bersagli contemporaneamente, la sua abilità base, grappolo del razzo, infligge danni moderati nell'area d'impatto. Ok. Quindi potete tipo far così. Pem. Calcio. Va bene, uomo. Non c'è peso, leggero. Pem. Ok, easy. Oddio, grande biscia. Vai. Bravissimo. Non funzionano gli attacchi corpo a corpo. Vai. Perfetto. Ah, il veleno a terra. Prendi un po' di vita. Goloso. Sbalorditivo. Bravissimo. Vai Drax, non ci ha peso uomo. Ah, ho agganciato il tipo sbagliato. No, in realtà è giusto. Di quanta gente, regà. No, aio. Ma figurati, io ne ho uccisi di più. Emma? Buono. Come fanno a essercene così tanti? Guarda come mi vomita addosso. Tu blocchi lui. Bravissimo. Pem. No, gli attacchi corpo a corpo non gli fanno nulla, regà. In realtà poco. Aio. Ah, schivata. Ok. Ci sono un botto di trofei inerenti ai... Oh, livello 1. Quello quanto valeva? Oh, nuovo punto abilità. Sdrogo. Ottieni un punto abilità, usa per accedere al menu di guardiani e sbloccare la tua prima abilità. Vai. Su Peter Quill? Posizione privilegiata. Star-Lord attiva gli stivali di razzo per raggiungere una posizione tattica vantaggiosa dove impartire ordini o attaccare i nemici. Automiglioramento. Ok. Va buo. Vabbè, ci fotto. La webcam qui non copre nulla. Qui c'hanno i 22. Ci vediamo sulla nave mineraria. No, ragazzi, sta vincendo la scommessa. Com'è possibile? Ma questo corre avanti. È un fallito. Guarda come corre. Ok, la nave mineraria è laggiù. Io sono Groot.
Certo che è stabile. Per quanto possa esserlo il relitto di una nave dei Kitauri. Io sono qui. Vai. Dai, Groot, dobbiamo attraversare. Rocket non ti metterebbe mai in pericolo, no? Shit. Esatto, io penso. Ma lui va più veloce. È solo instabile, come tutto il resto d'altronde. Non farti saltare la fotosintesi. LOL. Che simpaticone. Oh, eccoli lì giù. Sì, la resina regge una stupida corazzata. Fidati, è perfettamente sicuro. Oh. Vedi? Te lo dimostro. No, fermo. Guarda. Fermo. Porcaccio. Dannato procione. Procione con la P, non è qua. Non si sa mai. No, 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 lui purello, non c'ha i razzi. Madonna, è morto. Ne sa. Guardalo. Ciccio, che erborio. Ciccio Gamer. Stupido ciocco di legno ammuffito. A momenti morivi per salvarmi. Che stava dicendo non si sa. Io ti voglio bene. Brutto torso altruista. Brutto torso. Ma qui. Ci aspetta la nave mineraria. Non facciamo tardi. Occhi doki. Ok. Qua. Non andiamo a cercarla. Dice che sta bene. Ci vediamo dopo. Squadra Rocket, è tutto ok? Fuck you. Ho perso il segnale di Groot. Razzo. Ti sarà rotta la radio nella caduta. Colpa di Rocket. Ha sbilanciato un relitto e abbiamo perso Groot. Cosa? Sta bene? Non ho fatto niente. È caduto da solo. Ma sta bene. Squadra Rocket, chiudo. Ah, vedi come vedo le robe io sotto. Cosa ti viene in mente di dire alla squadra verde che è stata colpa mia? E poi il Groot sta bene. Niente di cui preoccuparsi. Minimizzo. L'hai detto tu, no? Groot sta bene. Va tutto bene. Esatto. Va tutto bene. Certo. Andrà certo, tutto bene, sì, sì. Questo mi ciula, riga le robe. Ok, vedi qua. Se quel bruciatore si accendesse, finiremmo tutti arrosto. Speriamo di no. Oh, zio, non la può fare. Sto vincendo comunque. Si gode. La nave mineraria è dall'altra parte. Quindi dobbiamo superarla. Oh, qui, passa qui, Rocket. Non saltare in giro stavolta. Non c'è un buco. A prenderti al volo se poi. Will? Comunque è bella sta zona, è molto rosa. Ma non potresti entrare qui dentro, zio? Qui c'è un tunnel d'accesso per droni. Tu per caso hai un drone? No, ho un procione. Puoi infilarti là dentro. Buttalo dentro. Lo sapevo. Rocket, ripara questo. Rocket, paraci le chiappe. Rocket, infilati nel buco misterioso. Vedi niente? Sì. Dei comandi manuali. C'è stato un intoppo. Rocket schiavizzato. Il punto di installazione era coperto di resina. Andiamo a cercarne un altro. Assicuratevi che il nuovo punto sia... Sicuramente non ci stanno momenti morti in sto gioco, parlano sempre. Calcoli e angoli. Che sta a fa sto pazzo? Eccolo lì dentro. Attento. Bene. Un'altra turbina. Sì, è così che li costruiscono di solito. Sto vincendo. Qualcosa la blocca. Rompo tutto. E... anni di videogiochi. Uno si è esercitato. Sì. Ma questo riga... Oddio, attento. Usciamo da qui. Vabbè, io in teoria basta... che faccio una cosa di questo genere con i miei fantastici propulsori. Stivali... sulla strada giusta, la nave mineraria. Bellissimo. Si avvicina. Beh, sì che Groot sia già arrivato. Forse. Non so se questa roba sia... Merda! Non sarà stato... Oh, matto nel cervello! Pere. Vai! Attenzione, Schumacher, proprio lui! Oddio, Schumacher non porta proprio bene. Insomma... Oh no! Ho vinto la scommessa! Che tempismo! Come avete fatto? Piacere di vedervi, ma vi consiglio di attraversare la nave più... Oh mamma! Corri! Oh! Mazza, quanto è grande sta Milano comunque! Pare che ci sia un sacco di movimento! Già, la situazione è sempre più violenta! Tenetela ferma ancora un po'! Tra poco non sarà più possibile! Attenzione, devo andarli giù? Non ci arrivo! Arrivano! Attenti! No! Pirotecnico? Sei nel mondo,
Corri, 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 corri. Guarda Rocket, tu mi abbandona. Guarda come corri. No, non ci sto dentro. Aiuto. Corri, scappa, c'è Nemesis. Razzeggiare. Che fallito. Corri, corri, corri. Pant pant, raga. Sudore. Non vedo nulla. È rotto? Sembra un sovraccarico. Deve esserci dell'energia residua di qualche tipo. Forza, razzo di giunto. È normale che non veda niente. O si è buggato. Ok, vi ha avviato il supporto vitale. Come siamo messi lì fuori? Madre di tutte le vongole spaziali. Oh, oh. Sì. Tiro di roditore. Che c'è scritto? Vince la scommessa con Rocket. Si gode. Spam di GG. Perché c'è una gemma dell'infinito? Solo che... cavolo. Beh, preoccupante. Cos'era quello? Oh, lo sciame di robot delle pulizie. Forse. Delle pulizie? Oh, non lo so. Oh oh. Oh oh. Guarda quello che mitraglione che c'ha. Lo voglio pure io. È Drax. Ah, è Rocket, è Groot. Mi confondo. Oh, pezzo di infame. E che razzo. Stai bene? Bob. Io sono Groot. Non lo dice? Ma quella era la gemma della mente. Oh, prendila un po', raccolgo, torno indietro e la raccolgo. Non mi interessa. Eh no, porta chiusa. Sì, pensavo che fossi quel mostro orrendo che abbiamo... visto! Abbiamo visto robot pulitori, per sbaglio, da lontano. Io sono Groot. Abbiamo una racconta favola. Tutto. È fuggito appena ci ha visti, vero Quill? Sì, dai. Sì, una strana creatura volante, niente di cui preoccuparsi. Qui c'è qualcosa. A proposito di creature strane, scommettiamo che la squadra verde ha problemi di partita. La squadra verde è Gamora e Drax. Oggi basta con le scommesse. Sì. Anche se lui è verde te. Raggiungiamo il punto di sta roba. Nessuno. Costruito trovato Guardiani della Galassia 2014. No. Oh, costumi. Io sono Groot. Quella ha convinto Groot che un giorno faranno uno di quei film terrestri sui Guardiani della Galassia. Dice che a Groot non serve nessun costume visto che è già perfetto così. Quali gli metto, raga? Glielo metto. Devo dire che... oddio. Questo qui è molto più figo. No, è più figo quello del, qui del gioco. Molto più ciotto. Sbregafioi. Anche Rocket è più figo qui nel videogioco, eh. Guarda, adesso vediamo i costumi di Gamora, mi sa che glielo cambio. Peter Quill in realtà è uguale al film. Rocket e Groot sono più fighi qua. Cioè, la Rocket è un tuo cacchio, è bello. E Drax, cambierò Drax, non mi piace. Non mi piacciono quei rigori che addosso. Gamora. Costumi. Sono bloccati però. No. Ma no, ma manca a fa così. Cioè, insomma. Che, vabbè, li sbloccheremo. Pre-order, io so povero. Drax è bloccato? Bloccato, tutti bloccati. C'ho Peter Quill. Questo qua. Un po' emoto, non mi piace. Che devo fare? Che c'è lì giù? Non c'è niente di inquietante.
È solo una nave. Storia, macchina per il trattamento minerario Megla Grande. Grade. Da scavo operazioni di precisione. Di precisione. Ok. Scendiamo, va? Sì, scendiamo che è meglio. Qui sarà pieno di loot interessante. La scommessa l'ho vinta e si gode. Non so se è possibile platinarlo tutto in un'unica run. Che tipo di nave minerale? Sapete? Per minatori, per scavare rocce, estrarre. Quasi quasi a un certo punto salvo. Ho delle attrezzature per minatori? Beh, no. Ok. Eccoci, le coordinate dell'incontro sono di là. Ma dobbiamo superare prima i detriti. Beh, potrei spostare questo laterale. Minchia, ma io ho azzeccato tutto, cioè nel senso, sono troppo forte a giocare in video. Già, beh, anni di esperienza mi hanno dato, cioè un regalo, un'abilità un po' particolare, no? Nel scovare passaggi. Guarda che meraviglia. Oh, banco da lavoro. Un tavolo. Questo è un grotta, così è bellissimo, è vero, figo. Non li fanno più così solidi questi aggetti. Sabbago, regà, c'ha la Dio Edition. Potrei ripararci la tua roba. Passami quel pezzo. Va bene. Banco da lavoro, con l'aiuto te lo dirò, che tu sei il banco da lavoro per costruire gli accessori. Disponibili vengono mostrati all'attivazione. Ok. Il colpo ad arago? Io sono brutto. Quello è scemo abbastanza da farci cadere in trappola, ma tranquillo, nessuno sa che siamo qui. Ricarica rapida, c'è il tempo di raffreddamento delle pistole elementali. Sdrogo. Ecco qua. Io ho 1160 componenti, voi non lo vedete, eh? Ok, e 40 sfere strane. Qui abbiamo a 3 il bottino dei nemici fino a 15 metri di distanza. Oddio, forse mi conviene aspettare, eh. Qui cos'è che ho? Consumi meno carica sparando con le pistole elementali. Premendo velocemente R2 due volte carichi un colpo. Rilascia sì un attacco e infligge assolutamente danni. Mi sa che questo è buono, raga. Comunque aspettiamo. Buono, potenziamo le pistolucce di... Già, possiamo passare di là se distruggiamo questa roba. Di... Bastardo questo ammasso di schifo. Prova la ricarica rapida che ti ho installato e continua a colpirlo. Come faccio, scusa? Forte. Oh sì, perfetto. Ah, ok. Che è successo? Usa la ricarica rapida per annullare il tempo di raffreddamento delle pistole mentali e infliggere danni extra. Ah, ok, sì, l'ho capito adesso come si usa. È che ero troppo distante, quindi non mi faceva uscire il pop-up. Oh, dopo di te. Vabbè. Prima tu, io ti copro le spalle. Poi mi riguarderò la live, boys. Ricordo domani è martedì, c'è il collegio, uno stream. Sembra un po' malfermo. State lì un secondo. Chi è questo? Questo posto è pieno di schifezze. Oh. Sì. Ho compagnia qua sotto. Tacco corpo a corpo. Porca vacca. Però che scivolate. Piacere prendere a pugni questi affari. Oh. Ancora un altro! Oh! Pam! Proviamo a fare un colpo rapido. Ok? Però con questi è più forte il corpo a corpo, sapete? Pam! Figo il gameplay. Però pure che poi possa diventare troppo ripetitivo. Ci dipende come lo gestiranno. Nella nave c'è qualcosa che interferisce. Come l'hanno gestito? Già, qui c'è qualcosa di strano. E quello è caduto in un altro buco. Ancora? Eh sì. Sto parcheggiando alla Milano, ma Drax è uscito a cercarvi. Potreste trovare quello prima di noi. Stiamo cercando di raggiungerlo. Ragazzi, dobbiamo migliorare il nostro gioco di squadra. Sì, dai, un po' più di gioco di squadra, boys. Ti troverò, Peter Quill. Descrivi i tuoi paraggi. Descrivi i tuoi paraggi. Callo vecchio, il luogo in cui tu sei ubicato. Ok. Ah, ha già capito. Ma dove è il boss finale? Qui? No, aspetta, fammi. Agganciami. Quest'altra roba qua, va. Ok. Emma. La nave è vecchia. Questa non aiuta la mia ricerca. Che? Chissà se Rocket sa che roba è. Boh. Ah, poi tutti i soggetti li riporta alla Milano e mi raccontano storie, robe varie. Trovato un oggetto. Hai trovato un'unità di controllo spinale. Rocket potrebbe avere qualcosa di interessante a raccontare. Voi avete avuto fortuna? Okay. Non si tratta di fortuna. Peter, fai un po' di rumore così. Bella ste. Drax! Drax! Ehi, c'è proprio
Lol, in effetti. Rocket top personaggio. Se non fosse che fa scommesse un po' difficili da vincere. Oh, ho trovato dei componenti. Si gode, boys. Ehi là. Grande mostro floreale. Perché non gli faccio nulla? Aio! Alcuni nemici hanno una barra dello stordimento che li rende più resistenti ai danni. La barra dello stordimento si trova sempre sotto la barra della salute, riempendola del tutto che siano temporaneamente storditi. Mi servirebbe una mano! Come faccio a stordirli? Aio! Aio, 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 che bot che Vupress! Che bot e Vupress! Peter Quill. Premi 1 per aprire dei guardiani. Sezionare Drax. Distruggere i nemici. Drax, il distruttore. Drax è un lottatore resistente e può affrontare di più nemici alla volta. È specializzato nello stordimento di... Ok, dunque Drax stordimento, ricordiamoci questa cosa. Immune ad attacchi normali, la sua abilità base di distruzione infligge danni lievi e uno stordimento notevole. Ok, adesso posso far così. Pam. Ah, corpo a corpo, ok. Stretta di mano Katatiana. Trofeo preso. Arriva pure Gamora che ci aiuta. Qual è la sua abilità? Dici un po'. Geronimo. Pam. Vai. Vediamo Gamora che ci fa. Colpo letale. Oddio, fa tipo la ulti. Come burro caldo. Madonna. Devi procurarti un guscio più duro. Hanno fatto tutto loro, raga. Gamora è la donna più letale della galassia. Gamora è un'abilità assassina capace di eliminare rapidamente i bersagli. Boss si affida ad attacchi rapidi e molto dannosi. La sua abilità base è colpo letale e infligge danni notevoli a un singolo nemico, però. Mentre Groot blocca i nemici e Rocket fa splash damage con le bombe. Ho lasciato la Milano vicino all'ultimo martello. Andiamo di là e intanto vi cerchiamo. Vuol dire può tagliare... Però non molto la potrai vedere con i tuoi occhi. No, mi si è buggato, mi sale il robo sotto, impazzisco. Voglio morire. Io posso arrivare lassù, ma a voi servirà qualcosa su cui arrampicarvi. È sorprendente che la assassina non ci abbia già... Tagliare un cavo. Oh, vai Lizio, pera. Quel coso è il nostro biglietto per salire. Devo scansionarlo, mi sa. Beh, è una possibilità. Taglialo. Magari prova qualcos'altro. Oh, t'ho detto taglia quel... Qualcuno ha un'idea geniale? Se non vuoi usare quel visore, dallo a me. Dava la conoscenza dei tuoi occhiali magici. Quelli. Aspetta. La conoscenza dei tuoi occhiali magici. Madonna, mi fa sgarare sto tipo. Vai. Se riuscissimo a farla scendere, potremmo usarla per arrampicarci. Applicando una forza notevole. Applicando una forza notevole. Cosa? Che devo fare? Aiuto! Una forza notevole. Divido l'oggetto e Gamora dovrà tagliare. Ma mi aggancia la roba sbagliata. Ma è lì sopra il cavo che mi deve tagliare. Zio Pera, ho capito, è qui dentro. No, non è qui. Eccolo, 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 eccolo. Easy, se, balli, mi prendeva raga il blocco di pietra. Fium, fium. Al suo posto sul collo. Sollevare l'oggetto pesante. Riesci a sollevare quel container? Questa è la forza di un guerriero katatiano. Lui è un guerriero katatiano. No, madonna, ma sembra fatto di polistirolo. Ta-da-da-da-da. Ok, sdrogo, bravo, sì. Adesso posso salire, sì, saltare. Ok, Rocket, siamo sulla strada giusta. Ah, ah giusto, bravi. È abbandonata, non è rubare. Noi... No, razzo. Rocket. Non ora quel... Che sta a fa sto pazzo? No, Rocket. Forse no, Rocket. Il nostro mostro. Non sappiamo. Buonasera a tutti, boys. Le informazioni erano molto... Mi fa uno spam di Instagram. Erano sbrigative.
Sarà un carinissimo piccolo... Dolce abominio da incubo. Vedremo. Lady Elbender è una celebre guerriera. L'esemplare ideale dovrebbe rispecchiarne il potere. Appunto. Eh una sì. Roba terrificante. Madonna. Mi sento. La forza ispira amore. La mia camara allora... e madre erano due delle persone più forti che abbia mai conosciuto. No dai, facciamo il rimo. Elbender avrà ragione Gamora. Sarà terrificante. Da incubo. Diamo ragione a Gamora. Predatore. Violento e cattivo, più Drax, di tutti sì, Drax, Peter Quill simp. Pistrello con artigli affilati, sputerà veleno o acido. O veleno acido? Madonna. Spero che abbiate ragione, bramo una degna sfida. E il nome ve lo pronunciate voi? Quando i Chitauri hanno distrutto il nostro avamposto, abbiamo viaggiato per 15 rotazioni in cerca del guaritore, ogni notte. Peggiore della precedente, mentre il rischio di... Leggetevi voi il nome. Si faceva sempre più faticoso. Stava bene dal punto di vista medico, ma l'assalto di Chitauri aveva danneggiato la sua mente, spingendolo ad arrendersi. Dopo averlo seguito in tante battaglie, non potevamo lasciare che si spegnesse così. Abbiamo trovato la sua chiesa a bordo di una delle loro navi minerarie. Sì, ok. C'è tutta una lore dietro, raga, del pianeta. Wow, sabato. Ok. Sapete? Andiamo di qua? Ho visto navi minerarie come questa, ma non ricordo alcun cacciacatatiano durante la guerra. Thanos distrusse le nostre flotte e demolì le nostre fabbriche prima che potessimo reagire. Ma di certo, questo lo sapevo già. In realtà no. Stavo per cadere. Non ha niente a che fare con il destino della tua gente. Ma la tattica ti era familiare. Devo andare di qua? Ah, di qua, guardate. Ovviamente. Emma! Madonna. Non puoi fare lo scatto in aria. Ho notato questa cosa, boys. Voi lo sapevate, eh? Posso scendere? Ma c'è tipo il danno da caduta? Non proviamoci. Non voglio scoprirlo ora. Allora, scendiamo giù questo per il tubo. Provoca una specifica sensazione. Oh, comunque però sto gioco, raga, mi sta intrattenendo. È un film, tipo. Ok, Ok, Groot, farmi far così. Bravissimo, Groot. Su quello mi fai danni da stordimento. Bravissimo. Hai ragione, così non ne usciamo. Sembra che abbiamo svegliato l'intera. Perché sono tutti morti? Resisti, forza! Perché sono tutti morti? Oh, avanzi furiosi. Faccio arrestarli. Una volta il predicatore chiama la dunata con L1 R1. Ragazzi, tutti qui. Nani? Sono praticamente ovunque. Ridono di noi. Tuttavia, non possiamo ritirarci. Valuta l'umore. Nessuno vuole ritirarsi, bestione, ma lo ammetto. Ridono di noi. È inquietante, Quill. Spaventosi. Sbeffeggia il pericolo. Cerchiamo di non strafare solo perché siamo in gamba. Sbeffeggiamo bastardi il pericolo. Bastardi a sinistra, bastardi a destra. Allora è il momento di affrontarli a testa alta e di distruggerli. Siamo eroi. Li devo incoraggiare, Rian. Devo motivarli. Sarò io a ridere di loro. Chi è con me? Non esagero. Non vedo l'ora di farti a pezzi. Facciamo. Adunata riuscita. Con la risposta sbagliata lo ricevi solo tu. Ok, il power up. Oddio, Emma. Vai. Emma. Perché non mi aggancia con i pugni? Zio Pera. Ah, guarda quanto mi aggancia molto più potentemente tutto. Ok. Ma io con le pistole faccio pochi danni contro questi nemici. Tranne contro gli uomini palla qua. Vai. Bravissima Gamora, quanto sei forte. Madonna Gamora. Che burro sta dunata, raga. Do un power up a tutti. Divento tipo Super Saiyan Rosé. Tutto rosa. Mostro. Il ritmo della battaglia mi rende gonfio. Nuovo punto abilità. Per chi è il punto abilità però? Ah, per tutti? No, è per uno dei 5. Quanti so? So 5, sì. A chi glielo do, raga? Ma no, aspetta, qui già ce l'ho il punto.
Ah no, non posso darlo a nessuno. Eh no, li devo tenere. Ok, devo sommarli. Forza, l'ultimo martello va. Installa l'ultimo martello, vai, installiamo l'ultimo martello, riga. I miei sensi rilevano anche le più flebili vibrazioni. Davvero? Che c'è qui no, giù? Lo sto seguendo sullo schermo. Qui? La Milano dovrebbe essere. Sollevatore antigravitazionale, capacità di 1000 kg galattici. E quant'è? Chi andiamo di qua. Che ho attivato qualcosa. Se non sarà chiusa alle spalle Miss Morte. Scusa? Miss Morte. Ah, sarebbe Gamora. La come si la chiamata Drax Gamora la Fara, non mi ricordo, già mi sono dimenticato. Ma scansiamo qua. Le rame desiderano incontrare il mostro. Ricordate, utilizzando la rete locale. Vivo, niente incidenti. Non ecco, voglio che succeda ma come teoria. Yormot non è no? stato un incidente. Non ritenevo che il mercenario Snarx meritasse di vivere. Non mi troppo comp- okay, ah, devo salire qui? Connettando con dei sottosistemi, potrei aver attivato qualcosa. Ho detto potrei. Senti, se ha corrente per chiudersi, ce l'ha anche per riaprirsi. Sì, infatti, raga, il problema è che non trovo il cavo della corrente. Giusto, abbiamo un problema. Che facciamo se viene fuori che il mostro è senziente? La nostra tariffa aumenterebbe. Ehi, aspetta, ci deve essere un buco dove passare. Voi eravate cacciatori di taglie. Groot ha ragione, è diverso. Loro sapevano che cosa. Bastava far così, raga, non so i tasti, cioè nel senso. Attenti, sono incarriabili, lo so. Ok. Certo che se vuoi fai. Ah, ecco qui la Milano. Questa roba l'ha costruita gente che va in giro a bucare sassi nello spazio. E può ammetterlo. In effetti. Parcheggio un capolavoro. Thanos bello? Tollerava le imperfezioni. Lei è figlia di Thanos. Tibetanos. Ok. Sì. Zona un po' tetra? Piena di nemici? Eccoci, ultima fermata. Il DualSense è implementato un po'. È implementato durante le scene, quelle cutscene. E per quanto riguarda le armi, le esplosioni. E io di incontrare il mostro. Il jetpack. Pensavo ti interessasse conoscere la cliente. Non per i passi, però. Rispettabile collezionista. Sta funzionando? Sì, sì. I trigger parzialmente coinvolti. Mazza come l'ha guardato. Funzionando. Cosa? A me sembra che sia rotto. Non è rotto per niente. È normale che faccia questo rumore. Di che rumore parli? Voi non lo sentite? Che cosa? Oh. Ma che problemi c'ha? Ah, qui è un procione. Ah. Oddio. Mi fisto. Ok. È un lama. Oddio, sono arrabbiato. Sì, lo vedo. Tieni di pronto, Peter Quill. Come direbbe Grax. Funzionale. E ora pensiamo al mostro. Vai, vai, vai. Dov'è il mostro? Mi sembrava un lama, raga. Che è sta roba? Ah, per far esplodere robe? Bella pensata. No, interferenze ambientali. Dov'è che è? Ah, devo rompere tutto? A me sembra un mostro. Posso. Ah, posso utilizzare. Vedi che non. Cos'è L3? Ma? No, posso volare. Ragazzi, forse le ricordo. Eccolo, eccolo. Ah, vedi. Dai, devo rompere tutte le zone qui. Ok. Emma. Così non si può più nascondere. Ne so, raga. Trovo modo per catturare il mostro. Io lo farei con Groot. Pam. L'uomo che sussurrava è lama. Era un lama, ok. Via, c'aveva la forma di un lama. Che c'è un lama spaziale? Che razzo è? Certo. Io che razzo ne sei? Non un mostro. Io sono Groot. Adorabile. È più infeltrito di una capra asgardiana. Se portassimo questo essere alla regina dei mostri di Seknarf 9, ci deriderebbe. E se lo usassimo come esca? Non dovevamo fidarci di quei martelli. Cosa? Sono martelli di ultima generazione. È Mister Muscolo che si è lanciato contro la prima ma cosa. È questa la preda. Ho ben più di un muscolo. Che dovevamo sai? Catturare. Ma che. No, è questo il mostro. Zio Vera. Ma tipo un octopus. Vedete anche voi quello che vedo io. Ma bello.
Sì, quello lì è un mostro. Ma mi hai visto? Mephisto confirmed. Acanti. Ambiguo, sì. Ecco. La demo di Guardiani della Galassia. Il scaldamento è finito. Non pensavo esistesse. È il momento di catturare un mostro. E di diventare ricchi. Ma qui che brutto. Nel nome di Ala, quello cos'è? Non un robot delle pulizie. Oh, attention please. Cade a pezzi. Dobbiamo andarcene, ora. Dannate instabili rovine. Drax, via. Oh, ma posso... Oddio, guido io. Oddio, ma come funziona sta roba? Tenetevi okay. Le chiappe. Rocket, vai con la musica. Oh. Pensa a guidare, Peter. Canzone per quest'uomo. Così mi piace. Occhio alla nave. Caccio. Vista, l'ho vista. Ma non c'è il rollio. Drax, che stai facendo? Sto tenendo le chiappe. Oh, attenzione. Qualcuno mi dia una mano. Ah, ma devo sparare, zio vero, è vero. Vanno bene 5 dita in faccia. Attenti! Ma c'è in avvicinamento! Fazzale via, quel! Serve precisione. Non pensarci neanche. Devi di morire con la coscienza sporca, assassina. Oddio, aiuto. Non smerdare la mia nave. No. Mia nave. Porcaccio. Fammi guidare, ti ammazzerai tutti. Non siamo ancora morti. Forse sì, e questo è l'inferno. Non essere ridicola, qui manca il gelo eterno. Madonna, raga, sono un pino. Ai catatiani non piace. Madonna, sono il giocatore più forte di Battlefield. Visto? Un gioco da Oh! Crudo dice occhio! Ma c'è pure la musichetta golosa sotto! No! Oddio! Quanta vita c'ho la nave? Si vede! Occhio! Non capisco dove devo andare, ya! Ho ancora un sacco di roba da rubare! Aiuto! Non si capisce dove andare, ok. Se devo salire scende, boh. Non ce la faremo! Piaccia il tasto blu! Quale tasto blu? Quello del turbo d'emergenza che ho aggiunto! Come si chiama sta canzone? Dai gas, Peter! Non è questo il momento di fare rifornimento! Oh, che sto perturbante! Ok. Vai col propulsore. Se gaudi. Omicron tifo, boys. Alzate quelle mani al cielo. Vai, ultimo respiro. Omicron. Il pilota più forte di tutta la galassia. Si gode. Sì, questo si chiama vincere. Burro. Vincere. Non vivo a guidarlo. Se riesci a scappare tutto intero, allora hai sbagliato. Che altro ti muovevi, cioè, in così, no? Cioè, non potevi far tipo così. Cioè, ti cambiava lui la visuale. Che ho fatto? Dimmi che non sono i Nova Corps, non i Nova Corps. Ah, ok. Corps, non i Nova Corps. Una scommessa sono rischiosa. I Nova Corps. Ti ho detto perché al contrario? Perché al contrario hanno fatto. Ah, ecco perché ci hanno frizzato. Non capivo, oddio, ero tipo, ma che cazzo. Un razzo, mi verrebbe da dire. È una nave pattuglia. Denominazione Alas Hope. La speranza di Ala. Hai detto Alas Hope. C'è una cosa che devo fare, torno subito. Dove va? Dobbiamo liberarci di quell'animale, subito. Il lama? Dico sul serio, se rimane sulla nave, finiamo tutti in galera. Nessuno perché? Finirà in galera, è un innocuo lama dello spazio. Innocuo? Ti ricordi Inakubi? Chi è? Non direi, no. L'hanno carbonizzato perché un idiota ci ha contrabbandato un Exolon.
Espellerò la bestia nello spazio. Ehi, nessuno espelle un cavolo, ci fa sembrare colpevoli. Potrebbe trasmettere il morbo di Zefron. E per questo Drax lo nasconderà nel vano di carico segreto dietro le piante di Groot. Cazzo. Peter. Jason. Corella. Quill. Sono serio, il secondo nome. Ehi, Corell! Come va? Quanto tempo è passato? Chi è questo? 2 o 3 anni? Ti trovo bene. Sei abbronzata? Sei caduto in basso, più del solito. Corell, ascolta, non è come sembra. Che sei un rigattiere che ha violato l'area d'accesso più limitato dello spazio? In compagnia di ladri e assassini, a quanto pare. E uccidere per soldi non è omicidio. Piacere di vederti, Corell. È una storia divertentissima. Il navigatore è impazzito e ci ha portati nella zona di quarantena. Oh, tutta colpa del navigatore. Che cosa posso dire? Ci siamo accorti dell'errore. Non ha funzionato, mi sa. Sei arrivata tu. Certo. Peter Quill, ho trovato questi oggetti nel vano di cui mi hai parlato. Non c'era più spazio per l'altra cosa e questi. Peter Quill, del pianeta C53. Ai sensi della legge galattica ZXP/47, dichiaro te e il tuo equipaggio in arresto. Scusa, per... posso richiamarti? Greve. Che non è una cassa di roba super illegale. È una cassa di roba super illegale. Che si dà il caso che sia anche molto preziosa. Sul serio? Cosa? Siamo sulla nave Ravager. No, sembra vedere Cherica, sembra di vedere quel dente dell'Alassian. Possiamo tenerle entrambe. Espellerò la cassa nello spazio. Espelli la cassa e ti sciolgo la faccia. Le armi della Milano sono vecchie di 4 generazioni, Quill. Quella roba ci serve di più che uno stupido animale da fattoria. L'animale da fattoria potrebbe essere un biorischio di classe 3. Puoi finire nel kill. Creatura o cassa, regà? Creatura. Nascondi il lama. Cosa? È tutta la mia roba. Rocket, conosco Corella. So di poterla convincere a chiudere un occhio sulla tua roba, ma ha un potenziale biorischio. Sì, sono bravo, ma non così bravo. Non so se ho fatto bene, forse era meglio. Però il lama lo potrei vendere. All'epoca non era uno sbirro, il punto è che è una vecchia fiamma. Ah, potete solo fidarvi di me. Ok. Io sono Groot. Concordo. E quella è la sua squadra d'abbordaggio. Uscita. Mi sa che non si è bevuta la buccia che gli abbiamo detto. Greve, ora ci tagliano la testa. Ci sgozzano. Decapitazione, sì. Ah, la soppa. Fregata stellare di Nova Corps. Se potessi parlare col centurione Corella. Taci, prigioniero. Il comandante non ha tempo da perdere con pirati della vostra risma. Non siamo pirati, siamo eroi mercenari legalmente costituiti. Sì, proprio così. Controlla nell'archivio, zucca di latta. Nova Corps, permesso di licenza 67398/2. Giardinieri della galassia. Cosa? No! Rocket! Beh, ho detto a Groot di riempire i moduli. L'ho corretto nella postilla. Non siete sicuramente gli eroi più famosi sulla piazza, ma rientrate di certo nella top 5 dei nomi più top 5. Membri in attività. Groot, Flora Colossus. Ah, introduzione dei personaggi. Intrepido e amico migliore dell'universo. Rocket, vero e proprio super genio e mago degli esplosivi. Di certo non un procione. Gamora è la figlia adottiva di Thanos, donna più letale della galassia. C'è altro da aggiungere? Drax il distruttore, spietato pluriomicida ed eroe della guerra galattica. Tipo scontroso. Peter Quill. Peter Jason Quill. Ultimo importante, Peter Jason Quill. Ah. Non hai scritto altro. C'era un limite di caratteri. Ecco, è messo. Mi fa spanzare. Ha detto Gold. Cosa ci fa? Chi è questa? Non lo sai. Nicky. Davvero? C'è scritto qua. Training schedatura prigionieri. Sono una recluta. Non sei un po' giovane per i corps? Non sei un po' vecchio per quei capelli? Greve. Meglio verificare. No. No. Ha firmato Dis. Lei naturalmente. Sai, è precisa se deve firmare roba. Se posso, signore. Il vero problema qui è la norma 7A sulle calzature dei prigionieri. I suoi stivali razzo sono in palese violazione. Sono decorativi. Ottimo, cadetto Gold. Ottimo, addio al piano. Greve. Non posso nemmeno più tipo volare via. Ci serve un piano B, lasciami fare. No, tu non fai un bel niente, pirata. Ma questa sente tutto. Tu obbedisci. E ora è in riga. Madonna, ma ti tiro un pizzone. Ora di andare. Oh, aio.
Conosci i protocolli d'arresto? Alla perfezione, signore. Dunque, innanzitutto chiedeteci scusa. Che burro! Siamo persone d'affari impegnate in affari onesti. Non eravamo a caccia di creature illegali in zone illegali. No, seguiamo gli ordini. Lecchini. Quando vedremo Corelle le spiegherò. Il capitano non vi riceverà. Secondo il protocollo dobbiamo portarvi dritti in cella. Ma io me ne frego del protocollo. Chi è questo? Sì, niente forza del credo. Racker. Niente energia, niente contenimento. Una scintilla. Ci pensano i nostri tecnici. Dico, oltre la loro comprensione. Come possono riparare ciò che non capiscono? Tranquillizziamo il grande unificatore. Riattivate gli scanner. Grande unificatore. È un grande unifrigitore. Grande unificatore Raker. Raker. Capo della Chiesa Universale. Qualcosa. Troppi sottotitoli, calmo. Cioè, boh, un attimo. Stava cercando Dio, a quanto pare. L'abbiamo beccato come abbiamo beccato voi. Solo che io conosco il capitano. Ma lui non è in arresto. Come dicevo, se poteste dire al capitano. Mamma ha detto chiaramente che non vuole vedere. Mamma? Ecco quella. E chiarisci la questione, mamma. No, è morta. Sì, la salvo così poi la madre. Sì. Oh, porco tu, l'ho sbagliato. No, è morta. Easy, l'amore, la salvo così mi porto la madre dalla mia parte. Si gode, Emma. Questa la taglio. First try. Se gode. Prevedo un punto d'altro. Una valutazione sulla grafica. Più che altro sui personaggi. Sui personaggi. La grafica anche. Poi me lo giocherò in 4K con ray tracing. Lo vedrò un attimino. Però comunque graficamente non è affatto male. Sì. Almeno credo. Fammi vedere se. Se mi togli le manette, ora sei costretta. Hai detto Gold, giusto? Nikki. Piacere di conoscerti, Nikki. Insomma, se mi togliessi le manette e gli stivali me li riattivassi. Strappati alle mie gambe mentre io mi tengo con forza. Non mi sembra proprio un bel. Fidati, ragazzina. Ce la faremo. Andrà tutto bene. Ce la faremo. Visto. Si è tutto perfettamente normale. Una favola. È stato fantastico. Ma graficamente non è affatto sdrogheggiante. Super 5, non so come sia Super 4, ma Super 5 funziona. Grazie. Mentre questo. Questo è uno dei giochi rivelazioni dell'anno. Forza. Ci ha sorpreso molti. Blindata, lì dietro saremo al sicuro. Vieni, dammi una mano. Ah, ok. Ma le manette me le potresti pure togliere. 2-1. Boom, baby, bye. Vai. Bravissima. Ok. Dobbiamo muoverci. Di qua. Detto Nikki. Stammi vicina. Che quella nave aveva qualcosa che non andava. Chi va a cercare Dio in una discarica? Ok. Oh no. È bloccata? Dammi un secondo. Voglio attivare gli stivali di razzo. Rendermi utile se i miei stivali funzionassero. Norma 3C. Vietato riattivare le calzature. Ma non mi rompere. Posso volare fino a. No! Sei il mio prigioniero. Va tutto bene. Questa la coppo, raga. Ok, ci tocca trovare un'altra strada. Ah, se gode. Sei capace. Ora che non si passi da qui. Qui comando io. Eri morta. Ma io boh. Stai bene? Sì, sto bene. Tu? Oh, una favola. Ok, di qua. Non dovremmo salire. Tornare dagli altri. Ah, tutto questo arancione. No, mi devi riattivare gli stivali. Ma veramente? Tranquillo, è tutto più o meno. Ho già detto quanto sono utili i miei stivali razzo. Ok. Posso farcela. Fammi leggere. No, ok. Ci sono. Materiale? Quasi. Apriti, veloce. Di
stanno le telecamere. Ma? Sì, andata. What the fuck, dude? Ottimo lavoro. Insomma. Grazie. Anche tu te la sei cavata bene, pirata. Chiamami Star. O Peter, o salvachiappe di cadetti Nova. Ok. Peter, senti. Peter, già sono qui. Ho delle buone notizie e altre un po' meno buone sui tuoi amici. Cazzo. Buone notizie prima. Da quelle buone. Stanno tutti bene. Cioè, rilevo i loro segni vitali. E quelle cattive? Li hanno registrati e sbattuti in no. Giro. Andiamo. Vabbè, io sono vivo, se gode. Io penso solo per me. Sono scoppiati i tubi. Non dovremmo usare quel tuo affare per chiamare qualcuno? Non ci serve aiuto. So quello che faccio. Blocchiamo il fuoco, così passiamo. Certo. Nicky, madonna. Saranno tutti preoccupati. La figlia del capitano scompare. Calma. La figlia del capitano è pur sempre un soldato che ha rischiato di morire più volte. Ok? Guarda qui il fuoco come è tutto... Non preoccuparti. Vai. Per me. C'è già molta gente che lo fa. Vai, incoraggio, incoraggio. Vale per me, vai alla grande. Il miglior ufficiale che mi abbia mai arrestato. Stai veramente cercando di sfuggirmi di nascosto? No, greve. Hai appena detto che vado alla grande. Sì che vai alla non grande. Non mi interessa. Nella top 5 dei miei ufficiali d'arresto. LOL. Allora, plot twist. Lo stesso rispetto che mostreresti a un altro. Costume nuovo lord. È proprio quello che sto facendo. Ok, a me piace questo standard, vi devo dire la verità. Da non credere. Sì, me lo dicono spesso. Ok. Buono, buono. Per ora Ria è molto più sdrogheggiante di Marvel's Avengers su tutti gli aspetti. Il robot è truccato. Cosa? Ah, sì. Quello è Itz. Itz. Io conosco tutti i robot di questa zona. Sono miei amici, diciamo. Yeah. Ne ho riprogrammati un po'. Gli hai dato dei volti. Forse. No, cioè, figo. Dà una personalità. Molto figo. Forse. Figo, figo, figo. Più precisamente cioè, prese ci sia qualcosa, dai. Certo, ignorami e vai a infilarti in un vicolo cieco. Per tua informazione, qui c'è un'uscita d'emergenza che potrei usare per scappare. Ma sono bravo e non la uso. Rispetto la tua autorità. Ok. Sai che farò, la ignorerò e continuerò a seguirti. Madre lo sa. Però figo, che cioè, che non credo. I personaggi reagiscono in base a dove tu non vai. Non che qui ci sia molta gente della mia età. Sai, neanch'io avevo molti amici alla tua età. Certo, c'è da dire che ero in prigione, però... Quindi mamma aveva ragione su di te. Era una prigione Kitauri e io un bambino. Ho un sacco di domande. Prigione Kitauri. Scopriamo sempre un po' di più sul passato di Peter o Jason Quill. Mia mamma. Abbiamo combattuto insieme su Mercurio. Era... Su Mercurio il nostro? Una testa calda. Una vera tiranna, direi. Autoritaria. Greve. Rompi palle. Sei una bambina, Nicky. Non sai cosa sia meglio per simpatizziamo. Te, Nicky. Esci dalla capsula d'emergenza, Nicky. Credo di capire che intendi. Davvero? Sei caduto in basso, Peter. Più del solito, Peter. È una zona vietata, Peter. Già, la riconosco. Dove credi di andare? Voglio controllare che il posto sia sicuro, sai, da tutto quel... fuoco? Dal fuoco? Noi intanto raccogliamo... Ma quanti potenziamenti disponibili c'ho? Certo, certo, mi... godevo il panorama. Che c'è scritto qua? Sicura che sia la strada più rapida per le celle? Pensavo che non volessi finire in cella. Quel pericolo mi puzza. È un vicolo cieco. Danger. Fidati. Certo che mi fido. Si vede. Moriremo tutti. È stato bello, boys. Finché è durato. Se è un modo per fuggire dalla nave di tua madre, è il caso di dirmelo. Potrei o non potrei essere super interessato. Sai, voglio solo essere sicuro che non sembri un sequestro di persona. Cosa? No, no. Oh, wow! Non ma? Ridere. No, no. Ma la sostanza? Fichissimo. È il tuo nascondiglio segreto, giusto? Molto meglio delle celle. Adesso ce ne andiamo. Sono partiti. Chi è ultimo? Vai con calma. È proprio lui, quel cantante. L'ha rapito dalla terra e sta qua. Insomma. Come connessione mod? No, allaghi. Tanto la live la trovate sul canale, non vi preoccupate. Che ho trovato? Traduttore universale. Parlerai il grutese. Boh, riportiamolo a casa.
Vai, me lo ciulo. Chi c'è qualcosa qua? Qualcosa mi dice che tu e Rocket andreste d'accordo. Oppure non vi sopportereste. Una delle due. Quella specie di procione? Sì, sembrava adorabile. Meno male che ha detto la P e non la F. Un sacco la tecnologia. Qui disegni? Questo è Krilar. Sì. Roba vecchia, da bambini. Che è? Sono molto più brava. Ah, sì. Oh, è bello. Macabro, ma bello. Più a terra? Ehi, questo è Mercurio, giusto? Dovrebbe rappresentare una battaglia in cui ha combattuto mamma. C'eri anche tu, no? Oh, sì. Dove sto? Ma mamma era là di riva prima che arrivassi io con i Ravager. Potresti aggiungere... Ma c'è Yondu? Qui Ravager. Che ti metta nel disegno? Sì, mettimi. Una questione di accuratezza storica. Sì. Lui sigo. Una mano? No. Ma grazie, ho quasi finito. Ok. Non ti do più fastidio. Ehi, roba segreta. Vietato toccare. Niente adulti. Capito. Comunque, io qui ho finito. Vabbè. Meglio tornare indietro prima che mamma. Ma ultimo è robot. Sì, l'ho già visto arrabbiata. Però ecco, non sono più una bambina, no? A me lo dici. Quindi tu mi capisci, giusto? Questi continuano a parlare. Gli lascio fare. Parlare con mia mamma e dovesse venire fuori l'argomento Nikki, perché la verità è che non avrei dovuto. Non dire altro. Farò in modo che Corel sappia quanto sei stata brava. No! Cioè, grazie. Ma l'ideale sarebbe che mamma non scoprisse mai che ero nell'angolo. Ah, perché? Quindi io non ti ho mai vista. Esatto! Non mi hai vista. Non hai 2020 visto. 2020 Robby. Sì, sono le 23. Però questo gioco ti prende un bot. Cioè, non posso interrompere ora nel bel mezzo. Una mano? Sì! Capito. Mamma! Ti spiego. Corella, bella. Nicky. So già in un minuto i personaggi. Dico davvero, mamma. Benissimo, neanche un graffio. Nel nome di Ala, che ti è preso? Infiltrarti in una squadra d'arresto. Girare con dei criminali. Presunti criminali. Potevi morire. Hai idea del castigo che ti aspetta adesso? Mamma, hai promesso di lasciarmi più libertà. Libertà non è mentire ai miei ufficiali, né andare in giro di nascosto. È colpa mia se la nave di quello è... esplosa. Le zone riservate sono riservate per un motivo. Mi tratti come una prigioniera. Sei una bambina. Mi ascolti quando parlo. Ehi, è stata una giornata difficile. Perché non facciamo un bel respiro? E ammettiamo che potremmo aver fatto tutti degli errori? Controllate l'incendio e che l'hangar sia sicuro. E sbattetelo in cella. Scoprite perché lo shuttle del predicatore è esploso. Il grande unificatore Raker rifiuta di cooperare. Trovate un modo allora. Ma chi è sto Raker, madonna? Voi due con me. Oz. Vedi che armatura. Avrei dovuto saperlo. Hai reagito male come fai sempre. Lo stava dicendo anche Peter. Ah, lo diceva anche lui, eh? Peter si sarà espresso male, come gli capita spesso e volentieri. Ti consiglio di ignorare quello che ha detto e preoccuparti di quello che dico io. No, io la difendo. Vale, Nikki mi ha salvato le chiappe. Vero. Se l'è cavata alla grande, tu devi essere orgogliosa di lei. Detto da te, Peter vale decisamente poco in greve. Oh, non ne faccio una buona. Non sto così male. Ascolta quello che ti dice. Non mi interessa. Sento l'ascensore qui dentro. Ultimo piano. Alloggi del capitano. Finalmente. Attivare isolamento. Isolamento attivo. Che c'è? Vuoi ammazzarmi? Ho detto di sgozzare. Queste porte si aprono solo con un mio comando. Sì, lo so come funziona. Io credo di no. Riesci sempre a superare tutte le misure di sicurezza di questa nave e voglio sapere come. Potresti mostrarmelo. Riattivo l'ascensore e fai una battuta. Faccio una battuta. Mi ricorda l'ultima volta che è sono coerente col personaggio. L'ascensore. Ero con questa ragazza a sciare, lei. Ma che cos'hai che non va? Lei era una persona adorabile. Per favore, qualcuno mi faccia uscire da qui. Dai, Eria, era una scelta da Peter Quill. Staremo qui finché non mi dirai ciò che voglio. Ma se sai già tutto quanto? No, invece. So che sei una calamita per i guai. E che sei sempre nelle zone ad accesso limitato della nave. Sono piccola. Ok? E mi infilo dappertutto. Non basta per superare la sicurezza. Né il controllo dell'hangar, né il tunnel di manutenzione, e nemmeno il sottolivello in cui vi ho trovati. Poi abbiamo preso posizione di Nicchia. Sistema, ricordi? Sì,
Sì, la sicurezza era disattivata. No, non lo era. A me sembrava disattivata. Stai veramente mentendo per difendere una dodicenne? Sì. È proprio da Peter Quill. Wow, avrei detto almeno 16. No, Peter. Dico, sai il fatto suo, è una ragazza sveglia. Fin troppo, continua a superare la sicurezza. Sempre che tu non abbia un accesso di livello 6 per la mia nave. Come immaginavo. Nicolette Gold, svuota le tasche. Nicolette. No! Svuota tu le tasche. Nicky? Cosa? E so che devo fare? Qualcosa. Non è vero. Sono stato io. Forse... Colpa mia. Sì, tutte quelle porte bloccate le ho violate io. Le hai violate? Sì, sono un hacker, violo le cose. Tipo... Io gliel'ho detto che era riservata. Ottima scelta, boys. Spiega gli ordini falsificati. Non so cosa dirti, mamma. Si è fidato abbastanza a darmi le chiavi. La sicurezza dorme in piedi. So solo che non ti nascondo niente. E che non lo farei mai. Non finisce qui. Disattivare isolamento. Quindi, posso andare a dare una mano nell'hangar? No, puoi tornare in equipaggio. Cioè, a lei ha chiave di livello 6 comunque. 30 rotazioni. Ma mamma! Attenzione, o diventano 30 cicli. E tra cicli, rotazioni. Cioè, sto a capire, cioè, ma minuti, secondi, ore, a questi non gli piacciono. Vabbè. Ah, questo è il grande unificatore della chiesa Rieger. Giornataccia, eh? Shuttle esplosivi, intrusi nella zona di quarantena, bimbe scomparse. Non ne hai idea. Ciube. Oh, Ciubecca. Perché c'ha lei? Ce l'hai ancora. Ah, ok. È tutto intero, su Mercurio c'erano tipo 1000 gradi. Più che altro erano 1000 cicli fa. Puoi tenerlo se vuoi. Rimembrano. È tutto tuo. Vecchie esperienze. E gli ho ordinato di proteggerti. E aspetto che continui a farlo. Sono Ciubecca, ok. Che a quanto pare hai una figlia. È mia figlia. Fai 2 più 2 e ignora l'evidenza. Una figlia dodicenne. Che durante la guerra non avevi. 12 anni fa, quando noi... Peter. Quando vi abbiamo fermati... In parte ero contenta. Momento calmo. Ma dopo tutti questi anni non sei cambiato. Per niente, sei sempre il solito. Sono cambiato. Pagherò la multa qualunque sia. Dammi 3 cicli. Ti dimostrerò che non sono più quello che stavi per dire quando ti ho interrotta. Vorresti pagare 7000 unità. In soli 3 cicli. Wow, io... Quanti sono 3 cicli? Stavo pensando che potrei magari... La multa non è negoziabile. I miei uomini hanno trovato un'inquietante quantità di attrezzature illegale sulla tua nave. Impazzisco. Nient'altro, giusto? Le scelte hanno un peso, okay. Boys. Avrai i tuoi soldi in tempo, no problem. Ci facciamo una seconda run con scelte questa diverse. Cosa dei guardiani della galassia, manca pochissimo a farla decollare. E se non avessi addosso queste manette, potrei farti vedere subito quanto manchi davvero poco. Perché so già che me ne pentirò. No, ma dai, quando mai? Io... No, non te ne pentirai. Ne sa Peter Jason Quill. Il pad è, non ha nessuna luce, un po' ambiguo. Musica copyright, ma non ci frega nulla. Che è Cold War? Ti do 3 cicli, Peter. Non 4, non 5, 3. Contattami quando avrai le unità. E se poi non lo facciamo? Ma come vere ripubblico le robe su YouTube? Arriverà la tua nave e finirete in prigione. Ricevuto, non ti deluderemo. Ok, vedete perché, cioè, non potevo interrompere prima le 23 Shadow. Peter, hai detto che ci tiravi fuori. L'ho fatto, 7000 unità, sono una cifra irrisoria. Ah sì, Strogo. 7000 unità. È una Quant'è? Cifra monumentale. E come li troviamo tutti quei soldi in 3 cicli? Rapinando una cavolo di banca, immagino. E va bene. Ci hanno multati, ok? Eh sì, abbiamo un tracciante nuovo appiccicato alla nave che ci spegnerà i motori se non paghiamo entro 3 cicli. Ma almeno non siamo su una nave prigionieri. Per il momento. E dai, ragazzi.
Abbiamo una multa da pagare. Tu sei Drax il distruttore. Hai ucciso Thanos. Così dicono. E ti fai spaventare da una multina. Come ho ucciso Thanos? Gamora, in pratica sei un agente M6, ma sexy e in gamma. Puoi fare qualsiasi cosa. Eccoci siamo. Rocket? Tu sei un vero genio, il tipo piuttosto che conosco. Da quante prigioni sei già evaso? Ci fotta. Sette. Io sono Groot. Tu sei Groot. Puoi dirlo forte, fratello? Ragazzi, noi siamo una squadra. Dobbiamo soltanto capire quanto siamo al verde e pensare a un piano. Cercate nelle cabine. Cercate tra i cuscini del divano, sotto il banco di lavoro. Se trovate unità che avanzano... Da qui poi si svilupperà tutta la storia. Lo farò anch'io nei miei alloggi. Da questa multa. Va bene. E vediamo dove ci porterà. Ecco perché non si va a letto con gli sbirri. Mettono bombe sulla mia nave. La mia nave. Ok. Sdrogo. Io l'avrei, cioè, fatta. Se fosse stato lo sviluppatore, l'avrei pensato in un modo un po' diverso. È risaputo che i roditori accumulano noccioline, attrezzatura rubata, unità. Ok, primo, non sono un accumulatore o un roditore. So che hai una riserva segreta nascosta sulla nave. Quando posso parlare? Ora, non c'è niente da prendere. Groot ha speso tutto su Contraxia e il resto l'ho dato a Quill e Gamora per i codici d'accesso alla zona di quarantena. Plausibile. Che voce profonda. Il roditore che il suo egoismo ci mette in pericolo. Rocket, se avessi unità extra sarebbe fantastico. Ci sarebbe molto goloso. Come faccio a farvelo capire? Non ho nessuna unità. Ma se avessi trovato il lama, sarebbe stata di meno la multa. Non sono magie. Perché non mi lasci stare e vai a disturbare qualcun altro? Sì, lo farò. Però adesso abbiamo il lama, raga. Cioè, molto meglio degli oggetti illegali, o forse no. Ma io che lascia sempre aperto? Ragazzi, ricordatevi di chiudere. Mannaggia. Il frigo. Va bene, Star Mamma. Star Mamma. Cosa vuoi da me, Quill? Se vuoi delle unità, cerca in camera tua. No, potenziami allora, delle armi. Sei qui per parlare o ti serve un potenziamento? Potenziamento. Vai, potenziamoci e poi vediamo che fare. Per favore, per favore. Me lo darai per favore? Aumento, ma ti pago già coi componenti. No, in realtà i componenti servono per potenziare. Che ci abbiamo? Cadenza di fuoco raddoppiata con sudo inferiore al 25%. Oh mamma. Pistola elementale. Costume. Visore. Stivali. No, quanta roba. Tutti gli accessori. Ah, sono tutti. Ok, no, aspetta. Andiamo a. Nel senso. Andiamo a step, cioè a stage. Cadenza di fuoco raddoppiata con sudo inferiore. Premendo velocità 2 ricarichi un colpo. A 3 il bottino, a 0. Ok, questa è la pistola elementale. Questo è il costume. No, aspetta, vediamo un po' il costume. Beh, aumentare la salute, riga, è sdrogheggiante. È sdrogheggiante. Puntiamo sulla salute, raga. Ecco fatto. Azza, però non posso più. Mentre qui, per quanto riguarda gli stivali, ricevi... Bella, Shadow. Ricevi un ulteriore oggetto di cura dopo un colpo letale. Plana fra i nemici sperando per un breve periodo. Evita la caduta a terra con uno scatto quando vieni colpito violentemente. E insomma... Prendo velocemente le 2 volte e carichi un colpo. Questo ma è forte. Anche se spara... No, questo consumi meno carica. È meglio questo, raga. Ma c'è un botto di roba, raga, da potenziare. Un botto. Comunque... Di simile da nessun'altra parte. Per oggi il nostro, ecco, noi l'abbiamo fatto. C'è dell'altro? Guardalo Peter Quill. No, ora no, non c'è nulla. E parliamo più tardi. Qui c'è un museo di sottofondo, no? Passerò il tempo off stream a vedere un attimino qui la playlist della Milano. Comunque, per oggi il nostro l'abbiamo fatto. È inutile andare avanti perché entreremo in un altro capitolo. Per ora siamo al... Beh, intanto salviamo la partita. È 23:13. Sovrascriviamo il salvataggio, che non si sa mai. Il piano capitolo 13, ci siamo fatti 2 capitoli. Ok, mercoledì boys ci aspetta qualcosa di interessante. Modalità foto. Wow. Ma dov'è Gamora? Ma che fa sta pazza? Ma
Oddio, ambiguista. No, no, aspetta, qui, no, qui, quitta, quitta. Rompo tutto. Ok, difficoltà, impostazioni, torna al menu principale, carica, riprendi. Torniamo al menu principale, abbiamo preso pure abbastanza trofei. Io lo vorrei platinare sto gioco. Per ora, raga, mi è piaciuto un botto. Vi sto dicendo, io l'avrei pensato se fossi stato sviluppatore in maniera diversa. Cioè, i titoli d'apertura li avrei messi qui, no, dopo il discorso che fa Peter Quill sulla multa, no? Fa sto discorso. Ah, raccogliete tutte le unità che avete, controllate ovunque. Dai che ce la facciamo e paghiamo questa multa, no? Avrei fatto con la musica di sottofondo, no? Che con un crescendo musicale, la nave che partiva, no? Con l'effetto dell'iperspazio e pum, compare. Guarda, vabbè, dovrei fare lo sviluppatore, lo so. Ah, ma c'è pure qui la musica copyright nel menu. Cioè, ovviamente io prendo il copyright ovunque, no? non posso fuggire. Ok, insomma, 60 trofei, 59. Più di Far Cry 6. Vediamo un attimo quanti li abbiamo presi. Abbiamo presi abbastanza, dai. 6 su 50, ok. Si prendono facilmente. Come vedete sono trofei... Ma a voi che interessa? Comunque sono trofei molto riguardanti... molto riguardante... no, riguardanti il... Il combattimento, raga, no? Il combattimento. Ci sono molti trofei per quanto riguarda il combattimento. Quindi puoi fare a Rocket tot kill con tot abilità su quei nemici. Robe di questo genere. Comunque, adesso ci appropinquiamo anche noi a concludere la live con questa fantastica musica di Naruto. Spero che la vi sia piaciuta, spero sia stato di vostro divertimento, di vostro gradimento. Se è così, ci becchiamo noi mercoledì alle ore 21, non domani perché è martedì e c'è il collegio. Ahimè, perché comunque è un bel gioco, mi sta prendendo. Io l'avrei pure continuato, ma abbiamo un tempo in cui non restare. La storia durerà 10 parti minimo 10 parti. Durerà come Far Cry 6, quindi sdrogheggiante. Boys, se volete essere salutati, questo è il momento giusto, no? Già mi porto avanti. Vi ricordo anche che potete seguirmi qui su Instagram, cioè qui su Twitch, attivate la campanella, sì, su Instagram anche, no, ovviamente, non è da escludere. Seguitemi pure su YouTube, dove l'idea è quella di ripubblicarvi ste live, ci provo, sperando che il copyright non dia problemi, cioè verifico prima che non dia problemi qui su Twitch. E poi, a proposito, trovate la playlist sul canale di Guardiani della Galassia, in cui ci saranno tutte le live dentro, con la copertina tutte fatte bene, dove trovate anche la playlist, c'è una sezione playlist del canale raccolte, si chiama su Twitch, trovate anche la raccolta di Kena, no, perché sta venendo eliminata, non la trovate più, ce la trovate parziale, comunque la trovate su YouTube, c'è quella di Far Cry 6. Vi ricordo che con Amazon Prime la sub gratuita, siate intelligenti e sabbatevi che dobbiamo sbloccare la quinta emote, no, la sesta emote, perché c'ho 5 slot, pazzesco, e grande Twitch, e poi, non sono ironico, no, io perculo sempre un po' Twitch, ma GG, stavolta hanno fatto un'ottima cosa, i server non li fixano, l'app sul telefono fa schifo, ma ti mettono le moto, mi sdrogo, seguitemi su Instagram, entrate nel gruppo Telegram, nel server Discord, seguitemi su TikTok, qui su Twitch, Amazon Prime da sub gratuita, buonanotte a tutti, vi ho visto anche molto partecipi, vi siete goduti la live, no, vi siete messi con i popcorn, perché è un po' un film, per ora mi sta piacendo, a voi sta piacendo? Mi è sembrato di sì. Buonanotte a tutti. Buonanotte o buon proseguimento di sera da Ste, Alepica, Shadow e tutti quanti, quello anche che ci sono stati, che è passato tanto per un saluto, che si è aggiunto in corso sopra o che c'è fin dall'inizio fino a questo momento, anche a chi rimane un po' nell'ombra. Ci si becca mercoledì alle ore 22 con Marvel's Guardians of the Galaxy. Mi raccomando, siateci soltanto per vedere me che mi impappino, no? Nel dire il titolo di questo fantastico videogioco. È stato un piacere, boys. Fate bravi. Scatush.